Ma buonasera, amici. Oh, no, dove la. Ecco te. Oh, buonasera, amici. Buonasera, come state? Ciao, Fe, ciao, Nick. Come sta il cuore per te? Cuore così, cuore come lo vuoi tu. Ti anzi la tetta che si sminchia. No, lo devo formattare sto computer, ragazzi. Infatti, mi sa che prenderò una pausetta a luglio-agosto. E ne approfitterò per formattare un po' tutto e recuperare un attimo la sanità mentale. Non so se sto messo bene a fuoco oppure no. In realtà penso di sì, boh. Devo mettere la messa a fuoco automatic. E niente, ciao Nick, salve amici, fa freschetto finalmente, nuovo greve, esatto, come pausetta. Non lo so Nick, allora in realtà avrò difficoltà a fare le live, e questo è perché il periodo luglio-agosto io vado in giro tra Italia e in giro fondamentalmente, quindi non sto sempre qui, non mi posso portare il computer fisso e non avrò internet, e quindi questo sarà un greve come problema. Quindi non so come fare le live. Mi posso portare il portatile tendenzialmente, quindi potrei fare delle live una irla a settimana. Magari sì, qualcosa dal telefono, un'oretta al settimana, giusto per rimanere attivo come canale e non lasciarlo completamente morto. Però nel frattempo magari stavo pensando di formattare il computerino, così, visto che sono 2 anni, 1 anno e mezzo più o meno, non l'ho formatto. Ho fatto l'installazione a Windows 11, senza fare l'installazione pulita, e questa cosa a me mi tilta troppo. Ora che ho anche altri 7 miliardi di hard disk recuperati, eccola là, subito iniziamo. Allora, io già so tu cosa vuoi puntare, ma io non ti darò. Non ti darò corda, e quindi Gaia, esatto, cioè, appena arriverà più gente mostrerò quella clip che è stupenda. Allora, visto che qui ci sono 24 gradi e mezzo e quindi inizia a venire un po' di fresco, direi che il cappello più adeguato è questo qui di Natale. E quindi siamo qui col cappellino di Natale, perché effettivamente con 24 gradi e mezzo a breve arriverà Babbo Natale a fare la live insieme a me, ospite speciale, proprio niente poco di meno che Babbo Natale, Babbo Nachele, come diceva il buon Jack Skellington. Gaia, eccolo lì. Adoro questo video. Oh, dobbiamo vederlo. Vabbè, Eh ragazzi, sì. mo penso che se state sentendo. Si sentono, sì. Ragazzi, non stanno sparando, non vi preoccupate, non stanno ammazzando nessuno, anche se sembrerebbe. Ma in realtà è semplicemente fuochi d'artificio, perché qualcuno sarà uscito di prigione o staranno spacciando la droga, probabilmente. Che so, oh no, non si devono dire queste cose. Twitch, per favore, non mi shadow bannare. E quindi niente, adesso ci mettiamo. Sì, ma penso che incaseranno più di più. Allora, voi ovviamente non vedete niente perché ho chiuso tutto. Eccola qua, eccola qua. Allora, questo. A posto. Siamo pronti a vedere l'epicità, grazie a. Ma adesso mi rubi le battute. Lo so, non so più che fare, capito? Piuttosto che. Allora, a parte che rubare, qua noi siamo esperti, quindi lo sappiamo bene. E tu lo sai, e tu mi conosci bene ormai, anche perché mi hai rapito fuori all'aeroporto, e quindi da lì è nato il nostro amore e affetto nei confronti di each other, tra di noi. Vediamoci subito questo Gaia, non niente miau, questa bellissima clip che ci ha gentilmente regalato la qui presente Pertina. Eh sì. Aspetta però, perché c'ho ovviamente la grafica de merda. Oh no, come si è verificato un errore? Oh no, come si è verificato? Perché? Perché mi fai questo? Eh Ok. sì. Gaia, basta. Gaia! No, niente miau. No, Vieni qua. niente. Oddio, no, niente via. Ciao Fara. Buonasera. Ma chi è questo coglion vero? Sono proprio io. Perché visto che adesso qua vi faccio vedere dal salottino, che c'è anche lo zoom, ci sono 24 gradi, 20, 24 gradi e 6. È praticamente Natale. Fa freddo. Quindi la cosa più giusta è proteggere ciò che è più importante per noi. In questo caso, a me la mente becera e di merda che tengo, che genera solo
stupidaggine come quella bellissima clip che abbiamo visto, che ce la riguardiamo. Gaia, no, no, in realtà perché questo? Non volevo vedere il video mio completo. Sì. Gaia, basta, Gaia. No, niente miau. Vieni qua. No, niente miau. E proprio con quella faccia seria che lo... No, niente miau. Vieni qua. Adoro. Oddio, no, questo no, questo no. Che sta succedendo? Ok. No, in realtà quello lì era il give che adesso vi posso spammare. Signori, entrate tutti. Beccatevi anche la tetta, che si è sminchiato, ovviamente. Quando fai la serata che puoi mettere 20 cappelli? Allora, in realtà per un periodo l'ho fatto. C'è stata una live in cui ho messo tutti tanto di cappello. La riproponiamo quando ci sarà più gente con cui poter divertirci e fare queste baggiate. Magari forse a settembre, che forse in estate non è proprio l'ideale. Non è proprio l'ideale mettersi 750.000 cappelli. E niente, io voglio donare a Fara un bel vaffancazzo. Oh, vaffanculo, ecco. Cazzo. Oh, vaffanculo. Ma no, devi soffrire o soffriggere. Vediamo, vediamo magari le prossime live. Allora, ragazzi, io stavo pensando, in realtà c'ho una lista di giochi che vorrei portare. E non so perché c'ho troppi giochi. In realtà voglio finire, allora, a parte dobbiamo finire Elden Ring e Kingdom Hearts prima del, possibilmente entro 2 settimane che poi parto, ci avrò problemi a giocare, quindi magari se riusciamo. E tra questi giochi che ho preso da dall'Humble Bundle dell'Ucraina, ci stanno alcuni giochi che forse potrei anche giocare fuori dal senza il computer fisso, ma con il portatile, quindi posso farlo anche stando lontano. Possibile, comunque, io sono in vacanza ma ti seguo uguale. Madonna, ma tu sei tu basta, non so che altro dire. Cioè, tu in vacanza, piuttosto che stare col pupone, potresti mettere 2 cappelli per ringraziare. Va bene, allora su questo, anzi, ti regalo qualcosa di nuovo appena preso, non so se si sente il rumore, ma la collana di carta, ecco qui, anzi me la metto meglio. La collana di carta di Amazon. La sciarpa intima da streamer che avevamo un tempo. Ecco qua, aspetta, fammi. Sta dormendo quel cucciolo. Ecco qua, va bene così? Così abbiamo anche la sciarpa di carta. E tu addirittura in vacanza ti metti a seguire a me. Ma io veramente non lo so. È proprio... Allora, in realtà, adesso, prima di iniziare a giocare, volevo vedere insieme a voi i giochi che ho adocchiato, che possono essere quantomeno interessanti da giocare da quell'Humble Bundle dell'Ucraina, e sono esattamente questi. In realtà vedrete anche i miei soldi che tengo su Steam, questi grandissimi cazzi. Allora, in realtà possiamo fare anche così. No, vabbè, ma sti gran cazzi, c'ho i 2,23€. Mettiamoci in browser. Fammi vedere però la faccia sofferente. Ma con calma, perché sta cosa inizia a grattare, quindi piano piano iniziamo a soffrire. Allora, ci sta questo che secondo me sul portatile non lo posso giocare. Satisfactory. Questo deve essere questo mi interessa, mi intriga parecchio. Fixit Incorporated, we have a vision. A vision to save the day. To be the future. To make history. Cioè, praticamente è un sandbox immenso, tridimensionale, di ingegneria. Cosa assurda. E devi, non so qual è la missione, qual è da fare. Guarda lì. Cioè, capito? Cosa costruisci? Di tutto costruisci. Vedi pure. Questa non so se la costruisci o se la prendi. Però c'hai un mondo intero da costruire. Ma non so se è totalmente tutto customizzabile, anche il treno e tutto. So che comunque ci sono delle cose da trasportare, quindi è una sorta di trasporta questo oggetto nella questa produzione da questo punto a quest'altro. Ma no, però sta mazzato questo.
E invece no. Oh no. Ecco. E anche la distruzione. Oh, che bello. Questo è interessante. Addirittura c'è anche l'acqua del fuggito. Oh no. Non ti partirà mai su quel catorcio di portata. Eh sì, effettivamente. Ma se vogliamo giocare in coppa è fino a 4. Molto bello da giocare assieme. Davvero? Ah, quindi tu ce l'hai. Cazzo, magari si può fare. Io l'avevo visto giocato da qualcuno, mi pare, da Pigna e amici. Ed era molto 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 intrigante. Allora, se ce l'hai, questo l'ho preso anche io dall'Humble Bundle. Possiamo farci qualche partitella insieme con la community. Fino a 4. Eh sì, perché no? Assolutamente, penso che è pesantissimo, che ho visto la grafica è bella pompatissima, quindi questa si può fare solo quando sto a casa. Quindi questo a settembre magari ce lo mettiamo come giorno fisso settimanale con la community, tipo la domenica della community. Mo vediamo se fare salottino o i requisiti, mi sa che sono pesanti. Sul fisso sicuramente lo posso giocare tranquillamente. Hey, what's up? So this is Satisfactory. This is... No, non mi interessa sapere la traduzione. Allora, Windows 10 15 3018 giga, una scheda video dedicata. No, quello è il problema, io ce l'ho integrata col Ryzen, quindi non ce la farà mai. Magari sono programmatori bravi loro. Ehi, io qui sto lavorando per fare qualcosa di veramente epico per le serate horror, quindi mi dedico a quello. Io purtroppo mi sono dovuto basare e adattare a un codice di qualcun altro, perciò a me non funzionano bene quelle cose, quindi è solo perché non le ho comprese bene. Ma ti dico che funziona. Se avessi fatto tutto da zero, funzionava come funziona quel programmino che sto facendo. Perché mi si è sminchiato e perso la connessione con la PS4? Ma muoviti, collegati. Ah, perché andate in underground. Poi un altro, che pure penso che questo non potrò giocarlo sul portatile, è Kerbal. Pure questo è divertentissimo. Devi costruirti l'astronave e andare sullo spazio. E il più delle volte fallisci, esplode tutto, ovviamente. Già rido. Perché anche questo, ragazzi, è customizzabile al massimo. Ho visto dei video di astronavi alquanto discutibili, che però funzionavano stranamente. Addio, morirà. Giustamente la gravità. Fondamentalmente quello che puoi fare è costruire tante astronavi e cercare di volare nello spazio. Ma salve, let's play, buonasera. Ma è lento secondo me mi sfavo. Le parole belle, 2 minuti e 60 di preparazione, non è tanto streamabile. Ah, ok. Allora, sì, infatti Kerbal Space secondo me è tanto da giocare per cazzi tuoi, piuttosto che portarlo in live. Invece secondo me Satisfactory è divertente, anche perché il fatto che è giocato insieme ad altre persone ti diverti di più. Quindi già questo. Però Kerbal magari qualche partitella ce la possiamo fare. Cioè, voglio provarlo. Un altro è questo qui. This War of Mine, che pure è sembrato interessante. Non dura nemmeno molto. Molto horror. Vabbè, adesso ci sta flexando quanto ha venduto. Mi pare che c'ha una storia questo, quindi non è tanto... tanto sandboxiano, quindi... Oppure no, lo so, non l'ho giocato. Lo
questo forse lo posso portare no, quel portatile. Non so, conoscete? Molto angosciante ma bello. To the Moon lo hai provato? To the Moon no. To the Moon no, e forse ce l'ho pure. Esatto, ce l'ho To the Moon. E mi dicono tutti quanti che è strafico. Infatti questo l'ho metto pure questo in lista. To the Moon. Come stai? Let's play. Che si dice? Io sono triste perché, ragazzi, Gianmaria l'ha finito la sua maratona con 767 ore. Quel matto. Tra l'altro, facciamoci uno shout out a quel pazzo di Gianmaria. Ragazzi, veramente è stato qualcosa di epocale. È finita, quindi lo rivedremo fra un paio di giorni con le live normali e non più con la maratona infinita. È molto profondo This World of Mine. Spesso di fare scelte difficili. To the Moon ha vinto una marea di premi. La storia è stupenda. Allora questi qui, che tra l'altro durano nemmeno assai, mi dicono. Cioè 4 ore To the Moon e This World of Mine quanto dura? Ah no, To the Moon è To the Moon. This World of Mine dura 10 ore, quindi un bel po' di live. To the Moon invece a quanto pare sembra molto breve. Però fammi vedere un po' la storia. Poi volevo portare un po' di retro game pure, ragazzi. Ma questi li posso portare in questo periodo estivo? Magari. Vediamo. E questo sicuramente lo posso portare, perché tanto la grafica 2D non dovrebbe essere tanto un problema. Possono portarti indietro, John. Breve ma intenso. So che si sente più il gioco, che in realtà non è il gioco, ma è... sto vedendo la... Infatti abbasso un poco, ho messo troppo alto. Stiamo vedendo i trailer, ma in realtà questo trailer dura un po' troppo. Ho capito che è molto figo To the Moon, però possiamo tornare. E... un altro invece... questo non lo so, più penso di giocarmelo per conto mio, questo qui. The Endless Space. Che fondamentalmente è un gioco a turni nello spazio, solo in inglese, tra l'altro. Peggy 7. Sì, ho capito Peggy 7, non mi interessa, ma voglio vedere... Perché non mi scarica le immagini? Ah, eccolo qua. È un gioco di spazio a turni. Il primo mi piacque parecchio, era molto, molto profondo e interessante. Il 2 non lo so. Secondo me lo hai con Humble Bundle, lo metto sempre in mezzo. Cosa, To the Moon? Sì, ce l'ho. Addirittura 2014, stava scritto qua. To the Moon è nella libreria acquistato il 2014, penso. 10 anni ancora non l'ho giocato. Questo sembra carino, sì. E infatti questo si può anche portare col portatile, quindi posso anche giocarlo un paio di volte nella settimana che sto fuori. E vabbè, no, non ho molte parole, no, ma ti voglio bene anch'io, brode, ma tu sei un pazzo, guarda lì, c'hai lo stemma doratino di 6 mesi, ma poi mi hai fatto ricordare che ci vuole il TTS e ce lo dobbiamo sentire questo messaggino. E vabbè, qua partono cose. Ti autorizza. No, non si. Come stai? Madonna, tu non si che riposare, stai qui a lurcare. Ma tu sei un pazzo, sei cazzo. Ptero. No, Fara, devi essere sabato per lo Ptero. Che è già Natale, cerchi giochi brutti da giocare? No, in realtà cerco giochi belli da giocare e da portare, visto che l'ho tutto dorato.
Allora, sentiamoci immediatamente il messaggino di Giamma con il TTS giapponese che mi sono ricordato ora di attivare. Ave, non homoruto parole light nauma TI bogrio bene brasa. Brasa, ora da oggi in poi tu sarai il mio brasa. 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 Ma io... Tutto bene, sono tre giorni che sto mangiando veramente pochissimo. Se ho fame faccio solo colazione, poi sto a posto per tutta la giornata, farò le analisi. E beh, direi, perché effettivamente tutto il giorno senza mangiare, solo colazione, non è... A meno che poi a colazione non ti scassi, almeno... No, non si sa. Purtroppo non l'urco che sono dal cielo, ma volevo passare almeno per un saluto Resab. Madonna, ma tu sei un cuore, ragazzi. Eccolo, lui è il Gianmaria, il pazzo che ha fatto 767 ore di live e l'ha finita e ha chiuso... Stasera, un'oretta fa, ha chiuso la sua mega maratona infinita, tanto di cappello, ragazzi. E andiamolo a supportare, no, in realtà supportate me, ma supportate lui, perché ragazzi, è road to partner, Giamma sta quasi lì per raggiungere la parte, quindi gli dobbiamo dare tutti quanti una bella mano, una bella spingitori di partner dobbiamo essere, quindi spingiamo a Giamma a prendere la partner, perché veramente se lo merita tantissimo. E che breve ragazzo che è il Giamma, esatto, Mr. Wolf. Quindi tanto di cappello di Natale per il signor Giamma, che è riuscito a reggere 10 ore in più e facevo la gang, vado triplo set davvero, e vabbè. Sarà magari per la prossima maratona infinita. In realtà quello non è un limite, non è un record, che è un record che si batte. Quindi oggi è andata così, 767, prossima maratona infinita 777, ovvio. Cioè, una volta che tu hai superato le 666 ore devi solo andare avanti a 777, cioè, non ti puoi più fermare. No, mi rifiuto, Giamma non si merita niente. Ma no, Faro, ma non è vero, Giamma è troppo... Hai ragione, PD, non è vero, ma vi siete messi d'accordo tutti e due? Giamma, se prendi la parte prima dei loop ti facciamo erigere anche la statua d'onore. Vabbè, ma Giamma ha un format completamente diverso da quelli dei loop. Quello purtroppo non basta solo semplicemente il numero per Twitch. Conta anche il contenuto che porta, e determinati contenuti richiedono determinati numeri tendenzialmente, quindi capita anche, ho sentito di persone che proprio al 75esimo spect ha avuto subito la partner, e chi ha 150 spect e ancora non riceve la partner. Purtroppo è Twitch che decide, quindi uno può fare solo richieste e sperare, ma io confido nelle sagge decisioni di Twitch, e so che Giamma raggiungerà la partner a breve. Tanto proud, so proud of you, Giammone, bello veramente. E l'ultimo gioco, che questo pure voglio portare, che mi piace e mi interessava parecchio all'epoca, perché ho portato il suo precedente, è questo, ragazzi, Starbound, non so se conoscete, che sarebbe Terraria nello spazio, ragazzi, fondamentalmente. Poi questo probabilmente posso giocarlo sul portatile, e quindi magari non stare completamente chiuso col canale per un mese, che come Giamma mi dice sempre è grave e non si deve mai fare. Quindi piuttosto anche una live a settimana cerchiamo di portare questi giochini abbastanza soft, che posso portarli in giro fuori casa fondamentalmente. Questo pure è carino, 5 minuti di video, non ce lo vediamo, quindi andiamo un po' più avanti a vedere più o meno com'è. Cioè, fondamentalmente è Terraria, che puoi andare tra i vari pianeti. Quindi non hai una sola mappa, ma più mappe, hai l'astronave. E all'epoca mi interessava e mi intrigava parecchio. Penso che sia ancora molto molto valido, e mi pare che forse è ancora supportato. Gli ultimi aggiornamenti l'hanno fatti a breve. Ma qualche mesetto fa? Boh, non mi ricordo. Nessuno. Io credo in Giamma, io credo assolutamente. Giochini soft, sì, perché, come stavo dicendo ai ragazzi, a breve dovrò stare lontano dal fisso, quindi
devo portare qualche sandbox, qualcosa che posso fare a volo senza troppi troppa storytelling dietro, capito? Che posso fare a quel, in quel momento mi trovo uno spazio libero per poter streamare con un portatile e lo faccio, quindi posso portare questi giochini molto molto soft. Per favore, vuoi mettere To The Moon con Starbound? Vabbè. To The Moon è breve e ha una storia e finisce lì, quello infatti lo portiamo assolutamente. Starbound è un sandbox, quindi puoi fare una partita oggi, una partita domani e ti cambia tutto quanto. Non mi parlare di giochi da quello streamer che in modo mi ci sta facendo infognare. Scusa, aspetta, aspetta, quale? Sta facendo infognare su FIFA. Ah, FIFA, no, no. Io giochi di sport no, l'unico che mi interessa che ho visto sull'app dell'Xbox tramite il pass e è quello del tennis, perché io sono amante del tennis, ragazzi, io adoro il tennis. E tra l'altro mi pare che è uscito ora, Match Point si chiama, e mi pare puoi fare la storia di un tuo personaggio nel mondo del tennis professionistico nell'ATP e ti fai allenamenti, vai a fare i tornei e provi a vincere. E ho paura per quello che succederà. Vabbè, sì, su FIFA ti infogni male. Lì hai il Jackbox da fare con la chat. Dove? Jackbox? No, non ce li ho. Mi sa di no, quindi mi tocca salutarvi. Adesso, ciao Giammone, un ultimo shoutoutone bellissimo. Giammone, ho letto, mi è schioppato il messaggino. Un bacione, ciao bello, riposati. Non vediamo l'ora di rivederti in live, anche se per quelle 4 ore piccoline, ma aspettiamo ancora. Ti attendiamo con ansia, un bacione e buon riposo. Potresti valutare la Blizzard con gli arcade di StarCraft 2? Non è pesante, c'è perfino una mod per Diablo 1 ed è tutto free. Allora, questo genere di giochi non mi prendono tantissimo, devo essere sincero. Quindi non lo so. Eccola lì. Io adoro le tenniste, se provi a vedere una partita di tennis a occhi chiusi sembra un po'... Sì, ragazzi, perché il tennis effettivamente, mentre stai giocando, ti partono le peggio urla, perché è proprio uno sfogo per cercare di lanciare la palla più forte che puoi. Io ho smesso nel 2016 a giocare a FIFA, poi dopo quello che ho passato giocando a quello schifo ho detto io non voglio più avere a che fare con questo schifo, e adesso ci stai ricadendo male male. Tra l'altro, ragazzi, stavo leggendo che forse Stalker 2 è stata posticipata al 2023. Esatto, mannaggia al cazzo. Io pure l'ho preordinato, tra l'altro. Mannaggia, perché purtroppo i ragazzi, il team di sviluppo, si è arruolato per la guerra in Ucraina. Quindi GG. Ah, ragazzi, in tutto ciò entrate nel give. Assolutamente, entrate nel give. Altro devo accedere anche io. Ecco qua. Per i Jackbox. Poi ti faccio la proposta indecente su te. Va bene, poi vediamo. Ma dove è Reni? Eccolo, salve, non ti sento che sto su Tarkov, ma butta tante di quelle need. Anzi, ah no, questo non è la tua chat, è la mia. Il tennis da guardare è una palla. Dipende, Sharpay, ti deve piacere. Ti deve piacere che effettivamente è uno sport particolare. O ti piace o non ti piace, c'è poco da fare. Non è seguibile come altri sport. Trippino bello, vai e uccidi a tutti quanti. Solo su Tarkov, ovviamente. Allora, signori, noi adesso ci mettiamo a giocare. Ovviamente siamo stati un bel po' a chiacchierare. Direi che possiamo iniziare anche a giochicchiare. No, sta entrando! Tra l'altro mi si sta scaricando il pad, ragazzi. Me lo devo caricare. Come cazzo si carica? Se metto la PS in modalità riposo, si ricarica giusto il pad? Sì, mi sembra di sì. F4.
Dei crisi di calla violetta, no, mai, solo sui giochi FPS dove il boom Rainy è il pro player di turno. Quindi, onestamente, mi rompe di più il calcio che il tennis, è vero. Alt F4, no ragazzi, Alt F4 non possiamo manco portare con il portatile perché mi sa che è pesantuccio. Allora, devo fare mixer perché non c'ho l'audio. E sbloccare qua. Aspetta, dobbiamo la cam questa qui. Ci dobbiamo prendere un attimo. Mi do un attimo a rubare questa cam qua e metterla qui. Ecco qua. Così vedete quanti gradi ci sono. Allora, tra l'altro YouTube mi sta rompendo le palle. Oddio, non c'ho più sfara, perdonami, ma mi devo togliere questo perché mi stava iniziando veramente. Ora stavo iniziando a soffrire veramente, quindi ho dovuto toglierlo, perdonami. Abbi pietà di me, please. Riusciremo in 2 settimane a finire questo cazzo di gioco? No, perché tra l'altro ci sarà ancora, ci sono anche altri 2 capitoli in mezzo e poi ci sarà il 3, quindi questo ci porteremo per tutta la vita. Ma non smetterò, perché devo finirlo, devo giocarlo. Sono ancora qui. Quanto durano questi 2? Madonna, quanto è bello. Kingdom Hearts, aspetto, dobbiamo mettere la categoria qui dentro. E no, Kingdom Come, lo so, hai ragione, onestamente. Perdonami, Fara, perdonami, lo voglio finire in realtà, capito? Pippo e Paperino. Anche perché poi non li posso giocare dopo. Quindi voglio rusharli malamente e finirli. Allora, e questi li abbiamo fatti, sì, dobbiamo tornare indietro. Questo ancora no. È successo qualcosa qui. 28. Lo so, Faro, che ora mi odierai. Però perdonami, dai. Mi farò perdonare con Mi farò perdonare lasciandoti uno slot esclusivo su Satisfactory ogni volta che lo giochiamo. Solo per te, quindi massimo ci saranno 2 persone che possono joinare e il terzo sarà sempre te. Così mi faccio perdonare per... Questo è in fissa anche con WWE 2022. Dimmi che hai almeno giocato WWE, sta attento. In realtà non l'ho mai giocato, perché io in realtà lo giocavo di persona con un mio amico. Quando eravamo piccolino, facevamo la lotta. Guardavamo il programma in televisione. E poi con gli altri amici che dicevano non fate questo a casa, e noi ovviamente lo facevamo, quindi... Perché giocare al videogioco quando ti puoi scassare le sedi dietro la schiena davvero? Sì, ci facevamo parecchio male, ragazzi. Quindi effettivamente don't try this at home, avevano ragione. 10 minuti di Alt F4 sarebbe stato il top. Sai che facciamo? Giochiamo un po' a questo. E prima di concludere facciamoci in 10 minuti di Alt F4. Anche se spero di non averlo cancellato. High Wind 7 Utenza Falcon 3. Allora, fammi vedere se ce l'ho ancora. Ti dico subito. Ce l'ho ancora, sei fortunato, Fara. Quindi dopo magari facciamo 10 minuti finali. Guarda, ti rimani qui fino alla fine e ti dedico 10 minuti finali della live. D'accord.
J'ai un appel, j'ai un monde. Alors, soit au Simba, soit chez moi. Et vous devez attendre la semaine prochaine. Parce que, avec un boîtier. Excusez-moi, Mara. C'était pas ça, dire. Allora, ciao Ale, come stai? Bello, come va? Qua succedono cose. Qua sto facendo una trattativa con Fara, che tra l'altro dalla vacanza. In realtà non volevo questa, vabbè. Volevo questa. La vacanza dalla vacanza ci sta guardando, cioè ti rendi conto? E giustamente per premiarlo mi sono messo prima un collare di carta di Amazon. E visto che lui odia altamente Kingdom Hearts, sto trattando con lui per dire se rimane in live per tutta la sera. Vabbè, si sta scaricando. Come cazzo lo faccio a tenere carico ora? Allora, aspettate. Vedere come cazzo caricarlo. Stavo dicendo, faccio Alt F4 gli ultimi 10 minuti di live. Solo per lui. Lo so. Il problema è che la PS sta un po' lontanuccia. Vedete se ce la faccio ad arrivare. Forse sì, ragazzi. Dimmi di sì. Ce la facciamo abbondantemente col cavo, meno male, che culo. Ok, sta caricando. Enig, ora ti lascio il lurk che modero. Love. Ma love a te, grazie mille, Lele. Grazie mille per il lurk, grazie per essere passato, la chiacchierata. E comunque GG per la WWE, che pure a me piaceva tantissimo. Quindi ci si vede, un bacione. E noi siamo qui ancora per un bel paio d'ore, quindi non ti preoccupare. Non scammo questa volta, quindi non finiamo prima, continuiamo ad oltranza. La tua mira, quanto è bella la tua mira, ragazzi. Oh no, cazzo, non vedo la chat. Scusatemi, ok, tranquillo. Buona. Se metto la sveglia fra 2 ore, fai ugualmente al F4. Allora, lasciami il lurk, però. Devi rimanere in chat. Ogni tanto scrivi. Però vabbè, dai. Oggi voglio essere buono, ti dedico 10, comunque gli ultimi 10 minuti di Alt F4. Non mi scammare, perché vado dopo. No, io non sono proprio sempre così magnanimo, signor Para, Dovevi farlo senza sgamare. Esatto. Se non me lo dicevi, io rimanevo tranquillo. Cioè, pensavo che eri rimasto, invece no. Mi è stato sgamare ora. Però voglio essere magnanimo, proprio perché ci stai mettendo la buona volontà. Facciamo gli ultimi 10 minuti di Alt F4, dai. Oh, coso? Ci è cascato il cazzo. Vabbè, qualcosa non sono riuscito. Cazzo, mi ha fatto malissimo. Che culo. No! La vita! Che è questa gente? Vabbè, mi sa che crepo. Sì, mi sa che la prima volta che scoppiamo male con... vabbè. Ragazzi, la prima volta che scoppiamo... Che scoppio... È la cosa dei gummi. Non ce l'hai l'aspiragummi di praticamente tutti i drop. No, mi sa di no. Mi sa che dobbiamo farla, perché sto usando le gummi ship di base.
Vediamo un attimo, facciamoci. Ci sta la placcoro volante pure, che era bella pesante. Il costo di un chip è aumentato di 100. Vabbè. E beh, qua mo possiamo aggiungere altre 100, altre cose. Allora, vedi che utilizza, perché ti raccoglie anche la vita. Infatti sì, aspetta, quale dobbiamo mettere? Abitacolo, gammi scudo. Ma questo è il gammi scudo, che non ci interessa. Segnabilità. Laser plus, aumenta il danno inflitto dal laser. Auto contrattacco, spara totalmente con il laser quando i nemici colpiscono la nave. Cura plus, aumenta l'effetto delle sfere HP. Aspetta, posso fare così, per ora. Ci mettiamo la magummi, no, questi qua, motorgummi, no. Che cazzo sta l'aspiragummi? Ma vedete che non ce l'ho fra gli opzionali, mi sembra. Barragummi neon. Radargummi, la potenza della gummiship. Consumo energia, ma aumentano notevolmente gli HP della gummiship. Costo 8 energia di... Velocizza l'aggancio dei nemici ma rallenta la nave. Aggiungendo più unità aumenta ulteriormente la velocità con cui si aggancia un bersaglio. A meno che non sia l'abilità nel 2 l'hanno scompigliato un po'. Infatti sì, non lo so. Però questo aumenta gli HP, quindi magari ci mettiamo questa. Mettiamo qua le lucine. Così. Ho perso l'ala, no. Vabbè, aspetta, facciamo così. Adesso ce le mettiamo dietro le ali. Gummi scudo diminuisce l'energia totale della nave ma blocca il fuoco nemico normale. Allora, erano queste qua. Ecco qua. Ma buona, ciao Ninarista, ma buonasera, da quanto tempo, qual momento, che è sta roba? Consumo energia ma aumenta la velocità della gummiship. Beh, qua ci mettiamo questo coso gigante per aumentare la velocità. Come stai, bella? Che si dice? Qua stiamo cercando di fare una mega gummiship. Costo 9, costo 12. Mamma mia, che perfezione, ragazzi. Guardate qua, guardate che figa sta cosa. Guardate qua. Ma è Natale? No, perché praticamente, come puoi vedere dalla Pingu Cam, ci sono ben 24 gradi e 6, quindi mi hanno chiesto di mettere tanto di cappello. E quale cappello se non quello di Natale? Messaggio automatico generato dal bottone che mi ha programmato. Grazie, Para. Si vuole bene. Diciamo tutto bene, tu. Scusa per l'assenza. Sono una non sei una luta, ragazzi. Allora, l'assenza ci sta. Non è che io pretendo che voi siate qui. Assolutamente no. Assolutamente no. Anzi, mi fa piacere che sei tornata. Questo assolutamente sì. Ma che sei mancata. Ognuno ha comunque i propri... impegni e tutto, quindi assolutamente. Aspetta, completiamo il buco che mi dà un fastidio. Quindi vai tranquilla. Come potevo non tornare? Ma tu sei una cuoricina, ragazzi. Intanto entrate tutti quanti nel div, che sta qui, lo spammo sempre. Allora adesso dobbiamo colorare tutti quanti di tutto d'oro. Anche le ali.
Il menu, l'unica cosa di questa cosa mi dà un fastidio. Non riesco a infilare. Vabbè, va bene così, tutta dorata, mi piace. Comunque a me è abbastanza bene, dai. Mi alleno, mi fanno male le gambe. Infatti domani devo stare tutta la giornata con il ghiaccio in previsione della gara di giovedì. C'è una gara da fare qui a Napoli. E non gli dar retta, non se ne era manco accorto. No, no, io me ne accorgo, ma non dico nulla perché capisco che ognuno c'ha l'impegno. Anche perché sono il primo anch'io. Da parecchi streamer sono mancato e non mi sono fatto più vedere una certa. Perché ragazzi, gli impegni ci stanno, come ognuno di noi ce li ha. E poi, chi sono io per dire no, devi venire. Anzi, la salviamola. L'acqua volante. Amici, cosa avete mangiato? Ah, è vero, Campi, hai ragione. Mi sono emozionato nel raccontare le varie cose. Non ho fatto sentire la fatidica domanda. Scusate. Ragazzi, Campi c'ha una domanda per voi. Ah, buonasera. Aspetta che qua sto cazzo di a posto. Sentiamo a Campi che cosa buonasera. C'è da dire. Buonasera. Come stai? Che ci racconti di bello? Ma soprattutto, cosa hai mangiato? Esatto, ragazzi, cosa avete mangiato? Campi vuole saperlo. Come state? Comunque, a parte il dolore lancinante allo stinco, in realtà al periostio, che sarebbe questa membrana tra le ossa della gamba, tra lo stinco e la pelle, c'è cioè questa membrana che si infiamma ogni 2-3. E a parte questo, tutto bene, dai. L'abbiamo voce registrata, sì, ragazzi, così Campi quando non c'è Campi su Discord ci pensa lui. Io mi sono sfonnato. Di cosa? Raccontaci. È che è un periodo un po' complicato e che sto odiando. Spero che mi passi in fretta. Ma speriamo anche noi, dai. Assolutamente. Un cuoricino, un abbraccione che può servire in qualche modo. Tu se vuoi, comunque ci sono sempre i canali di Telegram. Se vuoi sfogare con qualcuno, tanto noi siamo tutti carini e coccolosi. E mi dispiace per il periodo, lo so, pure... Ti posso capire, ognuno di noi ha passato, sta passando un brutto momento e altro non si può fare per dire che ti si vuole bene e ti siamo vicini per qualsiasi cosa. C'è il gruppo di Telegram, se vuoi entrare anche solo per sfogarti, liberissima di farlo. A pranzo Burger King e a cena ricotta go go con pomodorini. Alla faccia, ti sei scassato. Io invece ho mangiato. Eccolo lì, anche Lele che è entrato, ti vedo. Grazie Lele. Non siamo per niente molesti, scriviamo semplicemente cose carine e coccolone e dissiamo a Campi, perché Campi è una merda. Ah ok, perfetto, hai ragione. È solo che effettivamente non scrivi molto, ma va bene così. Se vuoi, noi lì stiamo. Cazzillo. Ragazzi, quando dobbiamo aggiornare anche a Cazzillo, me lo aspettate. Officina Gambi. Ora teniamo a Horrible, che è orribile effettivamente. Poi ci abbiamo a Cazzillo. Gli dobbiamo mettere un po' di armi. Ehi, non dissatevi, no no. Va tutto bene e ci siamo capiti. Va bene, Lele, va bene. Abbiamo capito abbastanza. Non ti preoccupare. Wow, 222 sparalaser che seguono in bersaglia. Cancellare 4 invece. Costo 132. Non ce la facciamo. Aggancia davanti ai nemici vicini e spara due colpi laser. Spara un colpo che si sparpaglia quando colpisce il bersaglio. Ma questo magari ce la mette. Al posto. Noi ci possiamo mettere altri 111. Mettiamo un coso di questo. Girato così però.
ci togliamo questo. Cosa ci possiamo mettere? Questo no, ci possiamo mettere 74. 74, cosa ci metterebbe? Ci mettiamo uno di questi. Va bene così per ora. Cazzillo mi piace. Salviamoci a Cazzillo. Non lo uso quasi mai Telegram. E in realtà dovresti usarlo, ragazzi. Telegram è nettamente migliore rispetto a WhatsApp. Io lo trovo decisamente più comodo. Però capisco che nessuno vuole passare a... Capisco perché non puoi portare le miniship. Quindi sono la miniship. L'altra? Dobbiamo mettere un'altra cazzillo allora. Dobbiamo creare cazzillo 2. Dobbiamo provare. Tu che sei mio compaesano, hai capito? Ya, Enigo. Va tutto bene, niente a posto. No, 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 non diciamo altro, signor Lele. La cosa che mi piace di Telegram è che non devi per forza avere il numero di telefono. È vero, è vero. Ragazzi, usiamo un solo cazzillo. Beh, iniziamo con questo, vediamo come andiamo. E poi valutiamo. Guardate lì la placcora volante quanto è forte. Meglio, esatto, esatto. Tra l'altro non c'ho il laser, quindi devo tenere sempre premuto. Mi devo prendere la spiragummi, me la devo comprare da qualche parte. Mi sa che è poco pratica la cazzo... la placcora volante, eh? Però c'è un sacco di HP. Oh no, mi ha preso! Bastardo! No! Maledette! Aspettate, mo vi leggo. Ma siamo quasi tutti di Napoli, sì, Linarista. Praticamente qua, in questo canale, la community è solo la community di Napoli. Non accettiamo altre persone. Se non sono di Napoli, li banniamo subito. Qua mi stanno a fare il culo. Non riesco a distruggere niente. Con quell'altro andavo meglio. Infatti mi sa che devo semplicemente modificare quello e metterci una spiragummi. Vabbè. Che gran cazzi per ora. No, dai! Al culo. Poi, nonostante sto pigliando un sacco di mazzate, messaggio trovato per altre 4, guardalo. Cazzo si schivano questi colpi. Però almeno siamo sopravvissuti. Fara va premiato per il messaggio. Ma io non sono io. Vabbè, ma tu sei nei nostri cuori. Tu sei Napoli Inside per noi. Ok, vediamo di sopravvivere a sto boss del cazzo.
L'abbiamo fatto. Io non lo sono per via del sangue. No, io lo sono per via del sangue. È vero, vedi. Ma in realtà forse Sharpe, vedi che per stare in questo canale probabilmente hai qualche antenato che è di Napoli, perché sennò Twitch ti avrebbe già bloccato. Progetto Highwind, oh, ok, forse quello è il buono. Ultima gummi ottenuto, signor Campton. Devo trovare la... la spiragummi. Con questa placcoro volando dorata, placcoro volando non è ottimale. Qual è questo mondo? 26, le terre del branco. Oddio, che cazzo di mondo è le terre del branco? Non mi ricordo. Passo dopo, che ora devo fare un paio di cose. Va bene, Ninarista, un bacione. Un bacione grande. Vi lascio ancora il link del give per chi se lo fosse perso. E noi siamo qui per un'altra abbondante ora e mezza. Tra l'altro ho messo a caricare sto coso, no? Ah, il Re Leone. Holy New. Questa è la parte in cui muore Mufasa. Quanti feels. Oddio, il Re Leone Farah, sì. Quanti feels c'ha il Re Leone Farah? Tu l'hai visto il Re Leone? Hai pianto? Flavio lo vedrà 5 volte al giorno, non spoilerare. Ah, scusa. Quanto è bello. Flavio chi è? Il pupone? Corre Mufasa, corre! Sì, Mufasa, sì! No, Mufasa, no! Sì, Mufasa! Oscar! No! 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 Ah, è già cresciuto. Era un sogno, ragazzi. Timone e Pumba. Che forti che sono Timone e Pumba. Comunque fa bene a vedersi 5 volte al giorno il Re Leone, bellissimo. Mi ricorda un po' mio nipotino che si vedeva costantemente Cars, andava a pazzo per Cars, lo sapevamo a memoria. Cioè per anni non faceva altro che vedersi... No, sono i traumi infantili che ti fanno crescere in fretta, esatto. Assolutamente vero. Highlands, le terre del branco in realtà. Oh! Check us out. Ma è un gatto nero come Kali, ragazzi, come Bianculetto. Solo è diventato Bianculetto. Però non c'ha gli occhi azzurri. Oh, le iene. Ehi. Vedi, però Farah? Tu odiavi il Kingdom Hearts e ora stai qui a parlare del Re Leone. Mi razza un po' dalla connessione, rieccomi, eccolo. Ma quello è il figlio di Scar, ignorante, poi adottato da Simba. Ma quando mai? Ma non dire, sciocchevolezze. Scar non ha figlio. A proposito di pranzo, dite a Campi di cosa avete mangiato. Comunque Campi, ho mangiato il pesce spada, una bella fettona di pesce spada, un po' di pane e la melina, patate al forno con la friggitrice ad aria. Eccolo. Just let him roar. We better go see what he wants. Sounds like he's grumpy enough already. Che culo, grazie Scarf. Sì, sì, non hai visto i due film dopo il Re Leone o più la serie, davvero. Simba è il figlio di Scar adottato da Simba. Cioè Simba è il figlio di Scar adottato da Mufasa. Poi adottato da Simba. Mi sto perdendo. Tu di chi stai parlando? Non mi ricordo, devo vederla sta roba. No, infatti sì, mi sono perso. È vero che tu sei l'esperto qui, tra... La salviamo perché effettivamente è stato il livello 24.
Un livello 24, siamo due livelli sotto. Qua ci faranno il culo, mi sa. Ah, ok. Chi? Ma proprio chi è il figlio di Simba? Questo qui. Questo è Sora. Dici, mica dici Sora. Questo qua nero. Questo qua. Questo? Ma questo è Sora. Come fa a essere il figlio di Scar? Lei mi sta prendendo in giro. No! Are you thinking what I'm thinking? Heartless. What do we do? Misericordia, re. Assurdo. No, assurdo a te. Stay back. Stay back. Convinci tutti gli Heartless. Facciamo anche la fusione. Così facciamo un po' di exp. Perché posso fare la fusione? Vabbè, vaffanculo. Beh, si è morti subito praticamente, manco il tempo di fare niente. No, che need. Quante morti stiamo? 78. Ok. Sì, vabbè, abbiamo già visto, possiamo saltare. Sora, Sora. Grazie Paperino, grazie. Oh, abbiamo fatto un livello. Oh, Paperino mi cura due volte. Dove Wise Rock, dove sei? Dove sei che Paverino mi ha curato due volte di seguito, ragazzi? Thank you. You really saved me. We're just glad you're okay. Did you see any other heartless around here? Guardate lì, c'è Orazio, Orace. Is that what they're called? I'm not sure if there are any others. I don't usually hunt outside the Pride Lands. Pride Lands? Hey, do you know if a guy named Riku is there? Or some bad guys in black hoods? Or maybe this really big bully named Pete? Pete. Oh well, andiamo. We might as well go take a look anyway. Wait, the Pride Lands are dangerous. Scar and the hyenas have made things unbearable for everyone. There's no food left. They've driven off the prey. We're about to starve. We can handle a little danger. You just saw us beat those heartless, didn't you? I guess you're right. You could be just what the kingdom needs. Maybe you can help us. Possiamo aiutare. Miracolo, sta imparando, hai visto? Impressionante. He took over when our last king, Mufasa, died. So you're saying this guy's your king? You want us to take down your king? Guarda. Wait just a minute. We can't just go around knocking kings off their thrones. Then again, if they see that I'm stronger than their king, maybe they'll ask me to be their next king. Sora? I'd have to refuse, of course. Still, I'd like to see the Pride Lands, so you guys don't mind lending them a paw, do you? Come zompetta. Corre come corre anche il mio nero. È proprio bianculetto questo, ragazzi. She's gonna go on ahead and tell the other lionesses. We're supposed to meet her at a place called Pride Rock. Bellissimo Pippo come corre. Adoro. No! Salta bene. Rupe dei re, cazzo, non roccia dei re. Vabbè. Per poco. Mi sa che qua devo avere il planamento. Perché turbo non funziona? Ma non posso. No, vabbè, Paperino che muore, come sempre. Perché non posso usare il turbo?
Che stronzata è mai questa? Is this a bug o è una feature? Quale potenza? Che cosa? Quale maestosità? Che sta succedendo? Che stai dicendo, Ale? Che sta succedendo? Mi sta facendo tiltare il rupe della roccia dei re. Che cazzo mi hai curato a fare che ero pieno delle vite? Oddio, non ce la faccio. Oh, è una città Re Leone 3. Dopo che si rupe divenne roccia dei re. Ok, ho capito, grazie. Prego. L'ho capita ora. Non ti posso bannare perché sei mod, stronzo di merda. Però ti posso offendere. Pessimo, pessimo sei. Dopo che si ruppe diventa roccia dei re. Boh, veramente, non lo so, non lo so. Io continuo ad essere tuo amico, io boh. Che cazzo stai facendo, poverino? Non consumare la magia. Io non sono mod. Dislessia, portami via. Sì, vabbè, a parte questo, sono dislessico malamente. No, non parlo di Defara, parlo di quella bestia di Satana di campo. Ma Fara non è mod. Ma perché? Aspetta, che cazzo. Mi sto perdendo i miei. Troppi. Avete gli stessi colori, mi state mandando in tilt il cervello. Fara non ha detto niente. È scritto solo duale. Io vedo solo due messaggi. Alecam. Ah, no, oddio, Fara, l'hai scritto tu, oh mio Dio. No, questo non me lo dovevi fare, Fara. Ok. Siamo un po' dislessio, no, perché avete tutti quanti cazzo di nomi rossi. Cambiateli sti colori. Ma promosi, dovrei fare... Eccola, sei tu un stronzo di merda, vaffanculo cazzo. Ma, Fara, domanda da te che sei romano di Roma. Come hai preso la notizia della rottura tra il capitano e sua moglie? Cosa nel culo? Ecco. Non me ne frega niente, ma come non te frega niente? Qua la gente non ci dorme la notte, addirittura ho letto su Instagram, la gente sta soffrendo per questa rottura tra il capitano. Mi sto aspettando alla rupe dei... La rupe dei re. No, alla roccia dei re. Rupe. Io e il calcio siamo due rette che non si incontreranno mai, parallele quindi. Ma a te che sport piace, Fara? Quindi abbiamo capito che anche a te non piace il calcio. O non... cioè, non... ti piace e non lo segui nemmeno. Aia. Mamma mia, poi... mi ha curato ancora una volta. La ruppe dei re. Reg, bello. Aspetta, io mi confondo sempre tra il rugby e il football. Il rugby dovrebbe essere quello lì senza le protezioni, quello europeo tendenzialmente, senza protezioni dove non si scassano troppo, dove non si fanno quei placcaggi dove si spezzano le ossa. Mentre il football è quello americano dove ci sono tutte... si imbafucchiano pesantemente perché si scassano. Rugby senza protezione, ok, allora ricordo bene. Il rugby però mi piace assai, è proprio elegante, bello, molto bello, è molto bello. Ma ti piace solo guardarlo o lo pratichi anche? Oh, non si sussurra, maleducato. Scurnacchiato. What is it? I told Rafiki you might be able to help us force Scar and the hyenas out of the Pride Lands. But he says it won't work. You see, io pratico solo sesso, non pratico. No! Para! Non continuiamo questo discorso. I'm
sorry you maledetto sei. Hey, no, it's okay. You better go before Scar finds out you're here. I'm really sorry. Noi andiamo a fare a Scar. Lo picchiamo. Non hanno capito chi siamo noi. Vinco io perché tu sei distratto con la ruppe dei ruppi. Esatto. E la dislessia, che non aiuta. Dislessia, portami via. Come salgo lì sopra? Come prendo quel coso? Voglio prendere quella... Il pezzo del puzzle. Forse di qua? Sì! Mamma mia, quanto sono bravo. Io non solo sono distratto, ma sono anche dislessico. Cioè, per leggere veloce da lontano... Mi sminchia il cervello. Scar è crudele e selvaggio, dico, vieni a star lì lontano. Ok, Rafiki, che mi dici tu? La donna del re là dentro, dove un tempo i re regnavano questo paese, ora là dentro ci sono solo pretendenti altrove. Andiamo pure noi, andiamo. Dovremmo andarcene di qui, ma perché? Vabbè, andiamocene. Ma quanti... A proposito, mi hai fatto in mente, ma quanti cacchi di film ci sono? Io sono Re Leone 1 e Re Leone 2. Poi quanti altri film ci sono? Hey, a snack! Snack? Nah! Mm-mm, we got us a three-course meal! Look at that! Here comes Scar, the king! Oh, sta arrivando Scar, the king! Oh, Pietro! Forma di lieve! Ma poi Pietro... In inglese come P? Come proprio semplice per lettera P? Vada Pietro. È un po' ciccioso, non riesce a scendere. E vabbè. Un po' bruttino. What are you doing here? Oh, the cute little kitty's worried about me. If I were you, I'd be more worried about my friends. Oh no. Sorry. Go on, ladies. You've got some hunting to do. The herds have moved on, Scar. We can't hunt in a land with no prey. No prey. Then what do you call this? Oh. You're not prey. Lascia queste zampacce fuori dalla nostra visuale. Well, they're all yours, Scar. Guarda come se la fugge qui. Dobbiamo picchiare Scar? E picchiamo la Scar. Oh. Run! Run! Pit, se non sbaglio. Ah, ok, Pit. Perché non gli dicono P? Senza la T finale. È un po' come Castle. Senza la T in mezzo. La T è muta. Castle, no Castle. Non volevo coinvolgermi in questa storia, e invece ci hai coinvolto. Brava, brava, non preoccuparti, Tu non è colpa tua, tu non sarebbe stato un buon re. Ehi, dobbiamo almeno provarci, no? Allora avresti voluto inventare re. Beh, ecco, ora... Nala. Non c'è nessun altro che potrebbe diventare re. Certo, c'era, ma è morto quando era solo un cuccio. Ma non è vero, è il figlio del nostro ultimo re, Mufasa. Se solo Simba fosse qui, se solo Simba. Comunque esiste Re Leone 3 e poi... Ah, ok, allora mi ricordo. Io attenti, vado a dormire. Sharpay, buonanotte, grazie mille. Non so se sei entrata nel give, ti lascio il link del give. E buonanotte, grazie mille per essere passata, anche solo per il salutino. Si vuole bene. Ci sentiamo su Telegram. Un bacione. Ciao bella. Buonanotte. Sogni d'oro. Combattuto al nostro fianco non molto tempo fa. Stai dicendo che Simba è vivo. Ma dove? Ah sì, perché noi l'altra volta abbiamo fatto nell'uno abbiamo giocato con il Leone. Questo non lo so. Ma comunque è vivo, non posso crederci. Per favore, parlate ancora di lui. Con piacere. Ma prima dobbiamo allontanarci da Scar, attraversando le valle del... Non ci seguirà fin là. Comunque il fatto che non posso usare turbo mi stizza.
Allora, suppongo che dobbiamo andare di qua dove prima ci disse che non potevamo andare. E noi ci andiamo. Salta gattino, salta gattino. Salta gattino, salta. Corri, corri. Oh, una cassa. Oh, Simba. Che mo avrà un altro. Why the long face, Simba? You gotta lighten up and live a little. Che voce del cazzo c'è nuovo? The past, right? Yeah. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Senza pensieri, il tuo campisano. Would you look how he's grown, Pumbaa? Why, when I rescued the little guy, he was only this big. Uè, che scoda, ma che? Improvvisamente. Simba. Simba un po' come noi, nostro spirito guida. Siamo tutti un po' Simba. Tristi e desolati. Desolati e tristi. Wow. Ehi, che fai? Wow. Ma tra l'altro c'è... ci sta Paperino che vola. I guess Rafiki was right. What? Never mind, it's not important. Here, I'll show you how. You can do it. Oh, come è arrivato? Ma voglio capire Pippo, come ci è arrivato lì? Come? Se a stento ce l'ha fatto Sora. Però ha preso l'abilità scatto. Come funziona scatto? No! Cacchio, mamma. Oh! Che glide! Tokyo Drift. Tokyo Drift, spostati. Anche se preferivo... coso. La schivata più che lo scatto, però vabbè. Più attenzione, che ovviamente andrà al nostro magico Sora, visto che Paperino e Pippo non si meritano niente. Muoio. La cassa l'abbiamo aperta, qui la cassa. Shmufa. Addirittura è arrivato fino a qua. Che vento. Tra l'altro non si è perso manco un fiorellino. Rafiki, che cosa stai facendo? Ah, zuppa di latte. Buona la zuppa di latte, ragazzi. Quanto di voi piace la zuppa di latte? Oh! Simba! Come sa ridere, Rafiki? Guarda lì che sguardo. Zuppa di Tendence. Tendenze a cereali, buona. Gustosa, è molto bella. Simba died alongside him. Who told you that? Scar.
Scar. Come è arrivato fin qui, Rafiki? Guarda, è impressionante. Abbiamo mettato Song e Kill subito viene. It is time. Oh. Dove? Ehi, non mostrare quel culo all'aria, signor Rafiki. Le mutande. It must be Simba. Sora, hurry. Wait up. Dove corre? Non morire. Correva il nero quando era piccolino. Oh, 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 che è sta cosa gigante? Fa male questo qua, sto canillo gigante. Campi, ma che stai facendo? Stai collassato sopra il lettuccio o stai in giro fuori? Ah no, tu c'hai il torneo domani. Dimenticavo, quindi... Sei in relax pre-torneo. Sì, però ho super collassato. Immagino, vabbè. Ci sta. Oggi fortunatamente stasera non mi sento molto stanco, anche perché non mi sono allenato, mi sono fatto male. È male in realtà. Mi sono fermato per non farmi appunto male, visto che ho la gara. Se riesci giovedì a me farebbe molto piacere, però già mi hai detto che non ci sei purtroppo. Che peccato. Ma che avevo una gara qua vicino, dove potete venire tutti quanti. La missione tornei l'hanno messo. E vabbè, moriamo. Facevano solo 78 gradi in quel palazzetto. Messaggio della Liberante F4 e guardalo come hai detto. Paperino si ripiglia, 78 gradi, ma immagino, perché pure da me, cioè, quando sono stato in pista, c'abbiamo una palestretta giù, ma ci stanno i miliardi di gradi, con i milioni di gradi Kelvin. Oh, grazie, mi ha curato, ma bravo Paperino, bravo. Questi due cazzo giganti. Aia. Vai vai in aria. Oh. Quanto so forte. Easy. Una volta che hai capito come funzionano, riesce a sfondare di mazzate anche a critica, perché ricordiamoci ragazzi, sto giocando a critica e quindi è così, perché mi piace farmi del male. Sì, comunque a settembre ragazzi cerco di cambiare e portare più horror e meno giochi random, avere più una schedule fissa di genere più che di gioco. Cioè della serie non porteremo più questi giochi che durano una vita, possibilmente, anche perché così cambiamo, variamo un pochettino tra i vari giochi, anche perché effettivamente posso capirlo che dopo un po' possano stancare. Ma che culo l'ho preso.
Ma come funziona questo torneo camp se non sei già collassato? Scusa, poi il campionato non era finito. Queste sono robe, partite e tornei a parte, così giusto per rimanere un po' in allenamento. Oi, Simba! 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 It's me, Sora. Donald and Goofy are here too. Sora, Donald, Goofy. E Simba. Sora, no, para, ti prego. Sono triste per queste battute. Ma apprezzo perché rimane, vuol dire che rimane ancora qui a seguire. E quindi ti meriti alto F4 fra mezz'ora. Timon! Pumba! Something must have happened in the jungle. I have to go help my friends. E vai, vai, gurru, gurru. Okay. Gurru, gurru, aglio. Ma noi dobbiamo salvare prima di tutto. Visto che già siamo morti più volte. A proposito, dobbiamo mettere una morta. Mi avete fatto dimenticare. È il bot che genera freddure in automatico. Ah, ok, scusa, non avevo capito. Grazie bot per queste freddure sempre sul pezzo, eh. Allora, da questo che possiamo comprare? Nube sognante. Attacco 4, scopa nobile. Magia 3. 1200 munni. Queste quante possiamo comprare? Ah, finché possiamo. Allora, elabora, metti tutti i materiali. Difesa più. Magia più, vabbè. Allora, creazioni. Sviluppo libero. Anello granato. Che fa questo? ...48 exp. A questo punto piglio questo. Condolo tondaga. Però scusa, ero lontano un attimo. Cioè, ah, ok, no, non ti preoccupare. No, avevo chiesto come funziona il torneo. A parte che poi ho detto, ma non era finito il campionato? Oh? Questi sono tornei fuori da chi crea da chi gestisce il campionato, cioè per mantenerti in allenamento. Ma come raccolgo tutta sta roba? Aumenta naturalmente gli AP massimi e la forza. Questo è buono. Anello granato. Sono rotondata. Ma sì, vai. Buono, buono, piamo, piamo. Facciamo anche il livello. Facciamoci questo. Ci pigliamo. A posto, abbiamo fatto il livello senior. Ora, materiali necessari, formule di rango c'è dimezzato. È necessario solo la metà delle creazioni. Ottimo. Tundagun. Mamma mia. Turbo istantaneo, posso metterci anche questo qua. Che vi fa? Turbo istantaneo plus. Che cos'è il turbo istantaneo? Comunque domani nel pomeriggio devo fare palestra. Ok. E poi il torneo che devo fare di notte. Si chiama torneo notte bianca. Notte fra il 14 e il 15. Considerato che non c'entrano nulla col campionato. Ah, che figo! La notte tra il 14 e il 15. Però devi stare lì ovviamente dal pomeriggio. Ma dove poi? A Napoli lo fanno? Che possiamo vendere?
Beh, questo ce lo andiamo avanti, questo non ci frega un cazzo. Ho così una di soldi. A barra. Ah vabbè, quindi sono qua, ci sono tornei estivi, non c'entrano nulla col campionato, giustamente. Ora sono fighi di notte. A che ora devi stare là? Perché magari, perché boh, magari giovedì 14 può passare. Sto menando dentro. A meno che non devi andare lì dal pomeriggio e mi scammi così ancora una volta. No, mannaggia. Riuscire a fare scatto e salto. Scatto. No! Niente. Serve planare. Allora, compriamo tanti muni. Che cazzo ci faccio con i muni? Mi compro questo per Pippo. E questo per la chiavica di Paperino. Allora, allora, difesa più assolutamente a Sora. Magia più ovviamente a Sora. Abbiamo 10 app addirittura. Mo aumenta la forza, aumenta leggermente, mentre noi possiamo mettere questo. Questo ci mettiamo. E questo. Perfetto. A Paperino ci dobbiamo mettere la roba per la magia. E gli AP. Ma si vai. Ok. Ciondolo Tundaga. A proposito, no, vediamo a Sora che cazzo ci dobbiamo mettere. Collana de Gala del potere. Scende la difesa, ci aumenta. No. Tanto questo, visto che Paperino crepa sempre. Aspetta, aspetta, noi abbiamo qua che difesa 1, difesa 4, collana, e noi ci mettiamo a Paperino. Più difesa, ma forse è meglio. Anche se non c'ho nessun tipo di difesa tra fuoco, gelo e oscurità, non lo so, voi che dite? Mi conviene avere percentuale di difesa o difesa base più alta? In realtà qua ci metto questa, Faccio così. No, vabbè, Pippo è praticamente immortale, c'ha di tutto. C'ha 4 di difesa, è bello pesante. Non so, sono indeciso. Allora, vediamo le abilità invece. Cosa possiamo attivare? Baldo premi poi per sfondare le difese del nemico. Passo flash, un attacco sfonda le difese del bersaglio. Ok. Combo plus, aumenta di nuovo le combo massime a terra, perfetto. Turbo plus, ok, invocazione non mi interessa. Ok. Beh, Leo non ci interessa proprio. Paperino. Paperino ci possiamo mettere, fantasia. Un comando limite che scatena la potenza magica, non ci interessa, assimila. Ipercura, risveglia un alleato proprio buono. Attira sfere vicine, questo. 3 AP. Attira sfere vicine.
Assicura che rimango un HP anche dopo aver subito danno da combo. No, questo mi interessa. Sì, vai, autolimite. Forse dovrei usare gli AP un po' su Pippo. Ci frega proprio un cazzo. Vediamo come siamo messi con lo... Ci manca poco per fare il livello 26. Buono. 16, 22, 21. 20, 0, 21. 23, 19, 25. Vabbè, salviamo, vediamo come procede così. Rimasti senza una lira. Ok, possiamo andare. Giungli. Yes. Oh, roar, roar, fai roar. Wait. Gli errori si picchiano. Niente, si picchiano. Mi sarà scopato. Ehi, 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 non niente spoiler. Tu che già hai visto. It's me, Simba. Simba. Oh, si danno le testate. E si odorano il culo. Hey, what's going on here? Simon e Pumba. Morì. Don't worry. They're all friends of mine. So that means nobody's planning to eat anybody else. Ma perché Paperino vola? Perché essendo già un essere inutile Paperino, gli hanno dato almeno qualcosa da fare, tipo volare. Anche se ultimamente si sta rivelando molto utile. Visto che sta curando, cosa che non succede quasi mai con Paperino. Comunque ci possiamo togliere anche il cappello di Natale adesso. Giunse il momento. Oh. Oh, questi vanno a fare fighi fighi. Simba, you've got to come back to Pride Rock. I thought Sora might be able to help, but you're the only one who can save us from Scar. I can't go back. Why? Devo tagliarsi i capelli, raga, sono troppo lunghi. It's something I learned out here. Non posso fare come Jamma che si li rasa. Capito, Jamma, tu se li rasi da solo. Ed esco pure bene, te lo faccio io danni collaterali. Hakuna? Matata. Ma perché non c'è la musica sotto? Matado. Matado. He's not the Simba I remember. Something about Hakuna Matata. Hakuna Matana. Hakuna patata. Arrabbiato Simba, signor Simba. What happening? What happening? Ah, oh, va a parlare col padre. My father's dead, and it's because of me. It's my fault. I can't go back. It won't change anything. È vero, Simba, non sei stato tu. Colpa di Scar. Look at the stars. Look at the stars. The kings of the past look down on us from those stars. So whenever you feel alone, che voce profonda. That those kings will always be there to guide you, and so will I. Father, are you there? Oh. Senza occhi, vero? Simba. You have forgotten who you are. You must take your place in the circle of life.
How can I go back? I'm not who I used to be. Remember who you are. Ricordati chi sei, io. Capito, fratello? I capelli lunghissimi stanno dando fastidio, ragazzi. Penso di averli sistemati un pochettino meglio. You can all come out now. Forse. I'm going back to face my past. I could use your help. He really is a king. Oh, guarda, c'è pure la, c'è pure illuminato dietro di spalle. Mamma mia, è baciato dai raggi del sole. Molto potente e velocizza il 25% di recupero degli MP dopo che sono esauriti. Allora, ovviamente ci abbiamo Pippo. Proviamo, ci teniamo questa che magari. Come faccio a scegliere la seconda arma? Ah, non c'è, perché siamo in questo mondo, non possiamo scegliere la seconda arma. Salviamo. Enigmisto, sono proprio io. Salve Lele, buonasera e bentornato. Oh, che cazzo è successo? Roar! Che si dice qua? Tutto a posto, stiamo procedendo bene. Per ora siamo morti solo 3 volte. O 4. Molto meno rispetto a... Rispetto a... Stavo dicendo a... mi sono un attimo fermato, mi sono un attimo perduto per la strada. Vulture, no vabbè, pure qua stai un pazzo. Ma dove Vulture? Ah sì, sta lurcando. Ma che cucciolone, non mi sono accorto. Avevo lasciato Tone a Vulturone bello. Vulture MB. Aspetta. A posto, eccolo qua ragazzi. Andate a seguire il bellissimo Vulturone. Ciao Bibo. Non so, non so come hai fatto a taggarlo, che a me non è uscito in chat. Ma scrivo l'uomo, lo sono perso lungo la strada. Comunque bello shadowone a Vulturone. Già, ma mi sono un attimo fermato e sto vedendo sta cosa al limite qua, che cazzo era. E per ora il mondo più rompipalle è stato coso. Io abbiamo fatto il livello. È stato coso. Il mondo dei Pirati dei Caraibi, ragazzi, quello è stato veramente. Roa. Comunque mo fortissimi, cioè guarda qua, stiamo facendo livelli con la pala. Guarda qua, drift pure, altro che tocco io drift. Piu. Sì, ragazzi, sono io quello che ha cantato. Sì, ero addormentato un attimo, microfono, ma non ti preoccupare, raga. Pirati dei Caraibi, giacchetto sparro mio. Esattamente, lo sai che ci stava anche la mappa. Ma tu l'hai giocato a fa... a coso? A... dal PC vedo gli spettatori. Ah, giusto, ecco perché. Comunque dicevo, tu non hai mai giocato a Kingdom Hearts? Che non sai che c'è la... il mondo dei Pirati dei Caraibi. Vai, linciozzo. Bam. Boh, morto, Pippo 27. Ecco, questa è una domanda che mi tiene sveglio la notte. Addirittura.
Ma sono tornato indietro? Sbaglio, sì, sono tornato indietro. No, non l'hai giocato. Ah, e allora devi stare qui con noi. Perché lo stiamo. Perché in realtà per me sarebbe una sorta di blind run. Che non mi ricordo quasi niente della storia. Quindi la sto rigiocando proprio per questo. Che poi devo arrivare a giocare al 3. Quello che non ho mai fatto in vita mia. Perché questo l'ho giocato quando ero piccolino. La PS2. All'epoca. E 70 di bomba. Quindi per questo ci sono tutti i mondi Disney. E quindi essendo Pirati dei Caraibi appunto un mondo Disney, l'hanno menato dentro. Nel 3 addirittura so che ci sono un sacco, una caterva di mondi in più da visitare. Se stai su Play OK lo scaricherò. Oppure se sta sul Game Pass oppure qualcosa. In realtà sta sia su PC che su Play. Su Play lo comprai il pacco completo, quello là con 1, 2, 3 insieme, a per 30 euro anziché 80. Mentre sul PC mi pare sta su Steam o su Epic, no, su Epic Games. E c'era pure lì il pacco completo in sconto. Vedi tu dove lo trovi. Questo mondo è buono per farmare comunque. Infatti sì, ho notato. PlayStation anche 4. Sì, sì, io sto su PlayStation 4. Quindi ci sta su PS4. Simba, you're alive. This kingdom doesn't belong to you. Simba's the rightful king. Merita molto, veramente. Io lo sto giocando cercando di farlo il prima possibile, quindi non mi dedico molto. Però ci sono un sacco di cose da fare, è veramente molto bello il gioco. Ti può tenere attaccato anche un'ottantina di ore a gioco. E sono tre base più vari spin-off. E i film. Simba, what's he talking about? Go on, tell them who's responsible for Mufasa's death. I am. He admits it, murderer. If it weren't for you, Mufasa would still be alive. Do you deny it? No, but it was an accident. Certo, tu non mi deludi mai, what? Cosa? Di chi? Dove? To save you. And now everyone knows why. Now, this looks familiar. I think I've seen this before. Oh, yes. I remember. This is just the way your father looked before he died. Oh, è stato lui. Here's my little secret. Non partorisce. No, solo cheat, è vero. Senza frase dopo. Cheat, eccolo lì. Ma devo parare esattamente a Kid Verse 2. Murderer! Tell them the truth! Alright, alright. I did it. Louder! I killed Mufasa. Mufasa. vabbè, allora spoilerà. Ma vedi anche Scar viene ucciso dalle iene. No, 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 non spoilerare. Non si spoilera così. Ha spoilerato solo lui, mica io. In realtà è perché qui devono andare veloce con la storia, essendo che devi andare su altri miliardi di mondi Disney. E non possono stare lì a farti durare troppo tempo a mondo. Ok, vedi, ci azzecca subito la cheat. Oh, ciao Simba. La ruppe della roccia dei re. Combatti contro le iene e proteggi... Oh, Batman! Sì, sì, ricordati Hollow Bastion. Madonna mia, Hollow Bastion. Oh, siamo forti, eh. Aia. Mamma mia, mi ha curato subito, poverino, ragazzi. Mi sto emozionando. Aia. Vabbè, poverino, che mi cura più volte, non ci credo. E vai, anche il livello. E le mille morti di in cui sei stato. E non ti sto dicendo di ricordarlo a casa, eh. Perché aspetta.
perché? Perché sta cosa di Hollow Bastion? Che mi stai, che mi vuoi dire indirettamente e indirettamente? Ma cazzo, vuoi saltare bene? La direttamente, esatto, assolutamente Lele, non credere mai nulla di ciò che c'è qui, forse in realtà io non esisto nemmeno. Chi ti dice che io esista e non sia, che ne so, un ologramma generato da Twitch stesso che ti intrattiene in realtà? Ah, devono farti fare i mondi velocemente. Ok, giusto. Ma in realtà quello è perché ero io scarso come la merda. Perché penso che ci siano delle speedrun. Oh, guarda come stanno i cazzottoni. Questo effetto 3D, questo effetto slow motion, proprio fa male agli occhi. Credo solo nel grande potere degli enigmisti. A proposito di grande potere degli enigmisti, Lele, ho comprato tutta la saga. Oh, ciao Oscar. Ah, hai visto? Fun fact. Para. Non è stato ucciso dalle... Non è stato ucciso dalle iene. Ma direttamente, direttamente. Esatto, madonna mia. Questi giochi... Questo proprio per far andare in tilt il mio cervelletto. Oh no, eccolo! Oh, your kingdom's gonna rise again. But this time, as the Pride Lands of Darkness. Dentro andato un Earth, Leaz. Oh, attimo, attimo. Comunque, che stavo dicendo? Ah, ho comprato tutta la saga Drum, Lele. Non so se portarlo in questi giorni oppure a settembre con un nuovo piano editoriale dell'anno. Poi vediamo, valutiamo. Però mi interessa molto portarlo. Fare la settimana la settimana dell'enigmista. Ma che cazzo? Ah, è che Earthless ora. Schiva! Vaffanculo. Stiamo facendo... Sta assolutamente, assolutamente. Infatti l'ho comprato apposta. E poi voglio portare anche qualche... Aia. Oh. Aia. Ma come fa a prendermi sto stronzo? Easy. Addirittura Paperino Fire più. Oltre alla serie Doom, che è il videogioco, portare anche poi nella settimana di enigmi, magari alternare una settimana il gioco con gli enigmi, una settimana fare garage buttato in una busta. Perché rompi capo quelli là strani, quelli là che vedo solitamente su TikTok, ci mette tipo 7 ore a finire. Quelli pure sono belli da portare, devo solo prendere e posizionare qualcosa per non fare una telecamera che punta alle mani, oltre a quella in faccia, perché così... doppio headset, che non sarebbe male. Oh, roar. Ah, roar. Che illuminazione. Se no metti una telecamera che punta al pisne... No, non si può fare. Ah, su OnlyFans sì.
ma non su Twitch. Ale, ricordami una cosa, noi qui in realtà non stiamo chiudendo i mondi, ma li stiamo riaprendo, perché stiamo aprendo i vari passaggi tra i vari mondi, giusto? Le varie rotte le stiamo riaprendo per via del fatto che dobbiamo trovare a Paperino, a Topolino e a Riku. We have to say goodbye for a little while. Mani in alto! Oh, he's probably busy. Just e niente, hai speso 1500 punti nel momento sbagliato. He's gonna be so busy, he'll probably forget about his two best buddies. Well, you always got Hakuna Matata, right? Guess so. What do you mean, guess so? And what if he forgets to tell the carnivores who we are? One look at you, and you're a pig roast! That's Mr. Pig Roast. Same thing! And I'm not sticking around to be anybody's... Tranquillo, dovevi usare Pumba? Esatto, su Alt F4 sì, effettivamente lì avrebbe avuto senso. Guarda, siamo proprio arrivati giusto giusto con l'orario. Ah, la trama di Kingdom Hearts ormai mi è nebulosa, devo ripassare. Devi, perché poi devi tornare su Discord. Disponiamo un nuovo episodio. Come faccio a capire in quali... Ah, ci sta il cerchiettino sopra che mi dice che ci sono nuovi episodi. Dobbiamo andare qui, dobbiamo andare lì. E qui. Va bene, allora, noi in realtà salviamo. Perché una promessa è una promessa, io non scammo i miei followers. Quindi... facciamo così, mettiamo modalità riposo, così mettiamo a caricare il pad e giochiamo ad Alt F4 come promesso al nostro amico Fara, che è rimasto qui addirittura scritto fino adesso. Quindi che fai? Aspetta che metto schermo intero, guardalo come si deve mettere bene lui, tutto bello sistemato. Allora, no, qua adesso mettiamo Alt F4. Un portachiavi magico. Intriso di imprecazioni. Ok. Pare ed è. Oh! Hai sentito cose? Ok, allora, adesso, così è riavviato un po' tutto. Aspetta, devo mettere in lurk gli amichetti streamer. Aspettate, arrivo subito. Mi manca lui. A posto. Così. Ok, dovrei aver messo in lurchino chi dovevo lurcare. E adesso possiamo spostarci su. Ma salve Beyond. Scusa, stavo un attimo mettendo in lurk la gente. Sì, lurco, io sempre lurco, perché cerco di dare comunque... Si dà una mano in supporto a tutti gli altri, come si può. Anche con il semplice lurk si può aiutare moltissimo. Enigma, io vorrei iniziare a giocare un horror Outlast. Ho visto che l'hai portato anche tu. Che dici, lo dovrei giocare? Allora, ti piacciono molto gli horror? Perché Outlast 1 ti fa cacare sotto abbastanza. Il 2 invece a me mi ha fatto cacare proprio non sotto dalla paura, ma ha fatto, cioè sì, ti fai i jumpscare, ma non è lo stesso del primo, cioè non l'ho manco giocato tutto, pensa, cioè non l'ho finito. Esatto, come dice Ale, il 2 è un po' una merda.
Quindi ti consiglio di fare il primo e aspettare poi per il terzo, che sta uscendo, stavo uscendo. Sono un po' offeso, ero abbonato al canale fino a mo con abbonamenti giftati e non sono più stato giftato. Ma infatti è che non hanno giftato, Fara, purtroppo. Non puoi scroccare, non giftano, no giftino e quindi niente regalino. Mi dispiace, sono triste e desolato anche io. Sincero, però che vuoi fare? Magari i prossimi gifti uno te lo becchi te, se giftano. Comunque sto avviando Alt F4, non ti sto scammando. Allora, dobbiamo metterci Alt F4, l'abbiamo messo. E mettiamo in game. Vediamo il contatore delle morti. No, ho sbagliato. Delle morti e mettiamo il gioco. Allora, signor Fara, quale devo fare? Challenge mode mi pare detto, non quella della storia. Quindi questo qui, il challenge mode. Ricordo bene che ci dicemmo che non dovevamo fare la storia ma le challenge. Non mi ricordo neanche come si gioca. No, come no? Che devo fare? La seconda? Delle challenge, dici? Non mi ricordo. È sbloccata la seconda, rifai la prima. Perché questa è la prima, l'abbiamo già fatta, è vero. Non mi ricordo manco come si gioca. Jump, ragdoll, ok, R. Ok. Ok. No, non rifacciamo la prima, partiamo dalla seconda. Che fai? Cambiamo qui. Dai, salvata. Ma questa l'abbiamo già fatta. Oh. Ah. Queste cose solo da enigmista fritto, esatto. Sai che gioco dovresti portare? Quale, Ale? Oh no. Merda, mo muoio. Iniziamo bene. Cazzo si faceva a correre più veloce? Salto. Vabbè. Non mi ricordo più niente. Quello del tipo mezzo uomo e mezzo secchio che si arrampica come un piccolo. Oddio! Che cazzo mi hai ricordato? Oddio, quel gioco! Che cosa oscena quel gioco! Tra l'altro ci sono. Anche quello lì della bicicletta, non so se lo sai. Che pure è forte, a me faceva spaccare dalle risate. Vabbè, vaffanculo. Vabbè, iniziamo. Tipo monociclo il carrello. No, ho capito quale dici, ma
Mi pare sta su Steam. Comunque quello della bicicletta col padre e il figlio. Che è sempre tipo Rangdoll, così. Che però devi fare, devi raggiungere un obiettivo, un target. Cercando di non spaccarti le ossa, una cosa del genere. Lo devo trovare. Quello pure secondo me è divertente. E vabbè, no. No. Al cazzo, perché ho... Oh, ti alzi, cazzo! Non so come sono riuscito a farlo, eh. Allora, guarda questo sacco che sgorga, zampillando proprio. No, troppo, affanculo. Ho capito, esatto, quello pure secondo me è divertentissimo. Quello se lo trovo a pochi euro me lo prendo effettivamente. Quello se ci spacchiamo. Questo gioco tira fuori il napoletano che... Madonna mia, non ho idea proprio. Vabbè. Lancio inutile della gallina e dai. Mannaggia a te, Fara, mannaggia. Mi ha fatto cedere. E vabbè. Che cazzo sono andato? No, raga, si è buggato. No. No, si è buggato, raga. È andato fuori dal mondo. Si è sbloccato la telecamera, si è bloccato tutto. Se non riesco fino alla fine, non ti preoccupare, bro. Ma buonanotte. Buonanotte qua, tanto si è buggato tutto. Vabbè. Oh, ma fa culo, cazzo. No, non va niente, ragazzi. Vabbè, restart. È partito, ragazzi. Possiamo ancora restare? Ah, ok. Ah, siamo partiamo ancora con restare. È un bug abyssal. Sto gioco è pieno di bug, Fara. Alzati! No, ma perché non riesco a passare sta parte? Cazzo, devo andare. Vabbè. E dai, che cazzo? Vabbè, si è buggato. Vabbè, pieno di bug sto gioco. Vabbè. No. Ui, fui, Tony, fui, Reni, ma tu l'hai mai giocato sto gioco di merda?
Questo gioco ti fa tu non potresti giocarlo, Reni. Questo gioco a te ti farebbe tiltare male proprio, ma proprio male. Farebbe proprio veramente uscire il peggio di te. Ce la facciamo. Ok. Spaccandoci le gambe. Lo gioco è una merda. Lo so. Ma io l'ho fatto perché l'ho promesso al buon Fara, che è rimasto in live tutta la sera, nonostante odi Kingdom Hearts. Ce l'abbiamo fatta. Congratulations. You win. Sì, siamo forti. Username only English. Impossibile in 4 secondi, ma va bene, questi sono tutti i cittoni. Io sono 2230esimo. Ma com'è The Enigmist V911? Vabbè, io avevo messo The Enigmist. Ci ha messo 2 ore e 19, la live è startata da 2 ore e 13. Esatto. Perché non posso fare la terza? Vabbè, proviamo questa. What the fuck hell? Hai sbloccato fase 3. Come? No, non c'è, guarda. Vedi? Forse devo fare la parte della mappa principale? La campagna per sbloccare questi? Ma costa sto gioco? Sì, poco e niente. Ha infame, visto? Sono contro di te, Fara. Comunque dicevo, Reni, visto che a Fara non piace Kingdom Hearts, è rimasto tutta la sera comunque a vedersi Kingdom Hearts perché gli avevo promesso che alla fine... Vabbè, ma che è stato? C'è un pinguino. Ciao, pinguino. Il pinguino mi segue. E quindi per premiarlo, ovviamente, gli ho promesso... Il giochino di... Aia, iniziamo. Di fare giusto. Esatto, assolutamente. Fai, non scambo io. Ho fatto la promessa e io la mantengo. Aia. Ah, iniziamo. Comunque mi pare una decina di euro sto gioco. Se non ricordo male. No. Culo. Cazzo. Ma questo è impossibile, raga, da giocare. Wow. Vabbè. E cazzo è? Giochi di merda, dove trovarlo per un'altra presa? Però le musiche sotto sono ti gasano. Posso fare così. No. Vabbè, ma non... Stronzo di merda, non t'ho toccato. Tra l'altro nell'acqua, se vedete, ragazzi, ci sono i... Gli altri miei morti. Posso fare così. E vabbè, ma dai, non ti fa manco tocca terra. Ma che è sta merda? Per me resterà così, ma infatti resterò altri 10 minuti e poi stacchiamo, raggiunse l'ora. Io ho fatto il taglio dei capelli, è vero. Gioca Getting Over It, stesso livello di questo. Come Getting Over It, qual è? Vabbè. Ci stava quello lì... Forse è quello lì che stavamo dicendo prima con Alecam, quello lì dell'uomo metà secchio, metà uomo. E vabbè, vaffanculo. E col piccone devi cercare di salire e fare i livelli. Sì, quello. Esatto, immaginavo. Quello quanto costa? Pure quello so che è bello infame. Vabbè. No. Ma è un casino di gioco. Fatelo e poi dimmi, io l'ho finita. Addirittura. Ah sì, è vero, mi ricordo. Ecco da chi l'avevo vista. Vabbè. Da te.
tu l'hai portato. Infatti dicevo, me l'ho visto qualche amico streamer. Eri proprio tu. No, no. Vabbè, adesso si spacca le ossa ogni 2-3. Ma fai la storia principale. Ma infatti sì, 10 minuti di storia principale. Stai imbrogliando. No, mai. Ma tanto qua ci troviamo, perché mi pare che eravamo una mappa del genere, la storia principale. Madò, questo. No, cazzo. Cazzo, mi ero dimenticato di quello. Vabbè, siamo morti. Non è azzeccato comunque. Sì, sì, no, ma infatti l'hanno fatto apposta. Sto gioco di merda, chiamarlo Alt-F4, proprio perché c'è solo un modo per uscire da... Vabbè, manco il salto iniziale. Sì, sì, no, ma infatti lo chiederò con Alt-F4 per forza. Telecamera, però, manco tu mi aiuti, eh. Vabbè, no, vabbè, ma vaffanculo. Ma è su Steam? Sì, sì, ce l'ho su Steam. Infatti, se vedi, sto giocando da Steam. Mi vedi, sta giocando ad Alt-F4. Tu dici, perché ti stai facendo del male psicofisico? Non lo so manco io. Ok, devo fare il saltino di là e poi fare... questo salto. Pino. Ah, secondo me lo trovi a pochi niente con le... i siti di chiavi. Vabbè. Vabbè, ma vaffanculo. Io posso giocarlo allora che ho la tua... Ah sì, è vero. Ma ti faccio crashare, ti levo questa pedata. No, ma ce l'ho gratis pure anche... No, ma infatti, mo ci ho pensato, tu c'hai la mia libreria. Roccona che non sei altro. Che cazzo salgo qua, mo? Ah, così? No. Sali! Vabbè. Ciao. Ma fa un mocca a mamma. Meno male non abbiamo orari insieme, Rainy. Mi sono dimenticato che io condividevo la libreria con te. Meno male tu fai le live mentre io lavoro, così. Che culo. Vabbè. Ragazzi, non so come sono arrivato fin qui da solo con un... Sto morendo in realtà. Tra l'altro mi sono preso pure il save. No, ma perché sei stupido come la merda? Comunque dicevo, meno male che stai... che fai le live mentre lavoro. Quindi è sicuro che non ti apro Steam. Mentre tu sei in live. Ti faccio crashare. Non mi ricordo qua era questo qua, mi pare. Ok. Qua c'è la gabbia. Mi ricordo anche che cazzo è sto potere. Mamma mia, quanto sono più forte!
Madonna mia, meno male. Meno male che culo. Che pippette. Oh, guarda che quello era tutto calcolato. Tu giocalo quando io non lo sto giocando. Poi mi dirai quanto tilti. Guarda che io sono arrivato a 148 morti in una sola live. No, fanculo, cazzo. Si porta la pista, stai migliorando. Campione mondiale per Battle Solo 148, solo 149 adesso. Stai migliorando, ma comunque sto livello non lo passiamo, Fara. No, che cazzo. Vabbè. Comunque questo fatto che Control che usa anche il potere mi stizza malamente proprio. Fisica tutta strana, Reni. Questo è il problema di sto gioco. Quindi tu pensi che stai facendo un salto in un modo e te lo ritrovi in un altro. E quindi ti trovi sminchiato. Aspettate che mo vi leggo. Ma salve Lord Chaff, buonasera, buonasera. Cosa la porta qui a vedere il delirio finale di questa giornata di live? Dici, perché sto portando sto gioco di merda? Non lo so manco io, ma ne ho deciso di portare. Vedi che fa? Vedi che fa? Adesso non siamo morti, che culo. Non so come, non so come. Siamo sopravvissuti. Non siamo più sopravvissuti. L'insonnia. Bene, bene. Allora ti faremo compagnia. Sperando che questo gioco ti possa portare sonnolenza. Ma in realtà è così una merda sto gioco che ti fa incazzare e porta solo rabbia e rancore. Comunque buonasera signor Lord. Lord Chaff, come va su Alt F4? A che santo sei arrivato? No, per sfortuna vostra non mi piace bestemmiare. La bestemmia mi dà fastidio. Quindi non bestemmio, ma mi incazzo tantissimo. Sono arrivato alla cirrosi epatica. Al fegato amaro. Trapianto di fegato. Quello sì. Sono al 151, pensa un po'. E vabbè, questo fa i salti strani. Comunque Lord Chaff, mi pare di averti già visto in qualche chat di qualche streamer in comune. E vabbè. Piano piano con le offese, alle morrodi delle morrodi. Esatto, grande Reni. Mannaccia Lord Chaff. Comunque, non so se già mi conoscevi, sono Denigmis, detto anche Denti, per un valido motivo. Infatti, quando è stato, mi hanno presentato una persona e mi hanno detto, ma tu lo sai che si chiama anche Denti? Detto, ma perché si chiama Denti? Ho abbassato la mascherina con questo stesso sorriso, ho fatto... Fanculo, cazzo. Ho detto anche DJ, oppure DJ. Esatto, no, DJ proprio no. Al massimo un genio informatico. Comunque sono un variety streamer. Anche se voglio portare meno variety e più horror e retro game. Visto che l'idea principale era... L'idea iniziale era quella. Di portare più horror. E tendenzialmente sì, mi definisco un variety streamer che porta vari contenuti, tra cui questo qui che dove ti schiatti il fegato ogni salto che fai. Ok, mi offendi, sono quello che vuole... Ah, ok, ok, allora... No, perché ricordavo, avevi un nome conosciuto, però non ricordavo da chi. Buonasera, buonasera. Abrocin, sta Fabio, il ragazzo della Maradona che vuole contattarti e forse fare qualcosa con te, ti ho dato il potere. Va benissimo, bro, grazie mille, un bacione. Un bacione e corigione, grazie mille. Poi appena mi
scrive, gli rispondo. E dicevo, niente, porto tendenzialmente horror. Ma sto finendo due saghe lunghissime che sto portando in live, sono Kingdom Hearts e Elden Ring, oltre all'horror. Devo portare un nuovo horror che l'ho finito, l'ultimo che ho portato, che era In Sound Mind. Molto bello, molto particolare, una bella trama. E te lo consiglio, se ti piacciono gli horror. No. E vabbè, fa mocca mamma. Vabbè, ma vaffanculo, vedi che cosa succede? Reni fa il salto del pensiero, fa breve, fa un salto, manco fosse Tamberi. E niente, praticamente adesso ultimamente sto andando in live il martedì, mercoledì e il giovedì sera. Anche se fra un paio di settimane ci saranno vari viaggi e viaggetti, quindi non so se riuscirò a portare... Vabbè, questo corre. Non so come cazzo sono arrivato qui sopra. Come si arriva qui sopra? E faccio, vi dicevo, mi sono un attimo concentrato, scusa. Ok, Kingdom Hearts con me ci va a nozze. Perfetto, Kingdom Hearts sto portando il martedì sera. Infatti mo mi trovi su questo perché avevo promesso al buon Fara, follower qui, l'ultima mezz'oretta di live di sto gioco di merda di Alt F4 piuttosto che Kingdom Hearts. Abbiamo staccato esattamente mezz'oretta fa Kingdom Hearts. Abbiamo finito il mondo di... del Re Leone. Ho appena completato. E ci siamo fermati. Quindi ti lascio magari gruppo Telegram. Vabbè, qua ti escono tutti i social. Ti consiglio Telegram, che solitamente scrivo quando vado live e che cosa porto, se già c'ho un'idea di cosa portare. Ma tendo a seguire dei programmi. Meno male non siamo morti. Dopo ogni Kingdom Hearts vediamo, valutiamo se portarlo come... Dopo ogni Kingdom Hearts, dipende anche perché Kingdom Hearts è lungo, quindi visto che la cosa è... Mo, facciamo così, basta. Mi sto iniziando già... Ah, no, aspetta, scusa. Devo fare Alt F4. Alt F4. Ecco qua. E ci mettiamo nel salottino. Facciamo un paio di chiacchiericcio finale. Basta. È troppo. Soffriamo entrambi. Esatto, perché devi capire... Chaff. Che Fara soffre per vedere Kingdom Hearts, però è rimasto a vedere tutta la live di Kingdom Hearts perché gli avevo promesso appunto di portare F4 dove soffro io a giocarlo. Quindi il martedì porto Kingdom Hearts, il martedì, mercoledì, comunque dipende, in base agli impegni del buon Campi, porto Elden Ring, perché anche quello sto quasi per finire, mancano gli ultimi 3-4 boss finali e concludiamo anche quello. E poi il giovedì tendenzialmente era la serata horror. Sto pensando di fare più giornate horror, fare un nuovo format degli enigmi, giornata dell'enigmist, se sono enigmist, devo portare qualcosa inerente agli enigmi, che siano rompicapo o giochi che riguardano gli enigmi. Ah, quindi ci sta questo rapporto di sofferenza come... Esatto, stiamo cercando di instaurare un rapporto del genere col signor Fara, visto che... Lo demanda continuamente al TF4, io puntualmente cerco di svignarmela, però certe volte non si può. Quindi ci troviamo a dover soffrire così insieme. Però si fa. Anche perché fare un'intera live su Alt F4 no, è troppo. È che l'ho fatto e ho sofferto troppo. Magari una mezz'oretta, 20 minuti di gioco si può fare. Un altro, quello lì che stavamo appunto dicendo... Ah, a proposito, signor... Chaff, lascio il link del giveaway di questa sera, classico give di CD che già conosci. Volevo vedere qual era quello, Get Over It, mi pare. Team, com'era? Ah, Getting Over It. Eccolo qua, ragazzi. Quanto costa sto gioco? 7 euro. È troppo, 7 euro. Non c'è su Xbox. Che magari possiamo fare anche le ultime mezz'orette finali di sti giochini stupidi. Mi devo ricordare, ci stava quello lì
Ti do la mia libreria, te lo giochi lì. Ah, va bene, grazie. Cuoricione grande, Reini. Sei un cucciolone. E... è entrato nel game. Grazie. The Enig mi sembra che ci sta un gioco che ha portato anche Gian in maratona. The Witness l'ho visto, però non lo so. Per ora io ho comprato dagli ultimi saldi di Steam l'intera saga di The Room. The Room 1, 2, 3 e mi pare il 4. Quindi sono belli lunghi, che io sappia. Sì, c'ho The Room 1, 2, 1, 2, 3, 4. Quindi voglio portare quelli. So che sono molto belli e sono molto validi come enigmi. Te la passo domani con calma. Va bene, grazie mille, Rini. Un bacione. Tu meriti tanto amore e affetto. Quindi abbiamo questi giochi. Magari fare questo gioco devo trovare e capire e ricordarmi quello lì della bicicletta. Non so se l'avete capito. Quella là del padre e del figlio che stanno sulla bicicletta e devono passare in mezzo a tanti ostacoli dove si tagliano le teste, si perdono le braccia. E quello pure è molto divertente da fare, magari, capito, l'ultima mezz'oretta di live, così per chillare e ridere. Happy Wheels, bravo, ce l'hai questo? Mi pare si chiama, ah, ho capito. Fammi vedere, forse questo? No, simile, però era su Steam, perché questo lo vedo che è un mobile game. Happy Wheel Steam. Che cazzo si chiama? Comunque l'avevo vista, era un gioco tridimensionale. Lo troverò, ragazzi, lo troverò e lo porterò anche quello. Salve, pesciolona del mio cuore, lo vedete piccolo, ma è sempre, pur sempre un pesciolone. È grande, è più grande di un nanometro, sì, e quindi è un pesciolone. Quello non mi dispo. Dovrei cambiare pescheria, esatto, Lele. Akiko, no, dovete capire che la signora Akiko becca di sta tetta. In realtà beccatevi tutti ste tette. Vai, ve la regalo tre tette stasera. E signori, non vi preoccupate perché la tetta, come potete vedere anche da chi è sabato che la può spammare, in realtà altro non è che una pallina di silicone antistress che fa popi. Vedi? Niente, niente di più, niente di meno, quindi nulla di illegale, nulla contro i toss di Twitch, quindi non vi scandalizzate, non vi preoccupate. Ormai Andrea non sei più lo stesso per me senza occhiali. Hai ragione, però gli occhiali davano troppo riflesso e poi non si vedevano i miei occhietti stanchi e tristi. Su YouTube cerca FaviJ e lui l'ho portato. Ok, è vero, da lì l'ho visto, infatti. Devo vedere. Io spero nella pallina di pesce. Ancora, te l'ho detto, trovamela, regalamela e io sarò il primo a spammarla ogni volta che vieni. Sono più da Pippo, ma va bene. Ah, anche tu, signor Chaff, come la signora pesciolona qui, che sei in cerca del pesce ittico antistress. Allora, signori, se voi mi trovate su Amazon una cosa del genere a forma di pesce ittico, ve lo spammo. Me lo metto insieme alla tettina, perché ovviamente voglio essere inclusivo, non voglio che qualcuno si possa sentire in qualche modo discriminato nelle mie live. Assolutamente no. Ma va de retro, discriminazione, va de retro. Noi qui accettiamo tutti, quindi è giusto anche che ci sia il pesce ittico antistress. Solo che non sono riuscito a trovarlo. Cioè, ci sono dei pescioloni, l'ho trovato, sono quelli lì che gioco, i giocattoli per i gatti, che lo sbatte la coda, non so se l'avete mai visto. Quello non so, ma io ho un pipo di peluche, se vuoi ti passo il link di quello. Allora, inizia a passarmi il link di quello, vediamo e valutiamo se quel tipo di peluche possa andare bene, perché questo, vedi, si vede proprio che è strizzosa, guarda, caccia pure il rossiccio della strizzata. Tu però magari iniziamo così col pipo antistress, perché questa è proprio una palletta antistress, quindi mi servirebbe un pipo antistress. E comunque, signori, visto che si è fatta una certa, io direi che vi lascio l'ultimo link per la signorina pesciolona, che, ragazzi, ricordatevi, Akiko è la nostra troller di fiducia, quindi non vi sentite mai offesi da ciò che potrebbe mai dire la signorina Akiko, perché lei è la nostra trollerina per eccellenza, quindi voletele bene come le voglio bene io, e non vi offendete mai in base a quello che dice, perché
è la nostra trollerina di fiducia, quindi merita solo amore e affetto. Allora, signori, noi adesso ci mettiamo nella vive. Oh, ragazzi, una persona ci serve. Una personcina. Riusciamo a trovare, se riusciamo a trovare una personcina, siamo a 9. Un bacio al mio amico Campi. Campi se n'è andato a dormire. Fatemi insultare pesci, esatto. Carmen Sita, se venivi un pochettino fa, ci stava il buon Campta. Te la trovo io. Grande, grande, vai. Fate entrare tutti così. Allora, io mi tolgo, così non vi scammo. Annullo la partecipazione. Trovatemi adesso due persone, quindi. Una è Lele, che sta entrando. Io sono già entrata. Brava, Carmen Sita, pesciolona mia del cuore, il mio cuore. Mancano due personcine. Se arriviamo a 10, sono contentissimo, così. Nel frattempo rimaniamo nel salottino. Quando arriviamo a 10... Vai di PS5, magari, magari, vincessimo PS5, sai che delirio, sai che delirio. Sarebbe, oh, bene, bene, refresh, perfetto, siamo in 10, quindi possiamo. Chi ha fatto entrare, Renia? Chi ha fatto entrare? Non lo so, non riesco a capirlo, ma siamo 10 persone, quindi possiamo. Te ne ho fatte entrare due. Hai visto un mare fuori? No. Shark e Kevin. Grazie, Reni. Grazie, Reni. Cuoricino. Grazie a te. Cuoricino. E, non so, Lele pure tu sei entrato? Sì? Sì, siete entrati? Ok, signori. Io faccio spinnare il give fra 3, 2, 1... Sì, signor CD Gay. Ci metto un po', ragazzi. Metto parecchio. Vadi, vadi. Dai che questa è la serata della PS5, lo sento, lo percepisco. No. Ah. Per poco, ragazzi. Per poco ci ho creduto. Non so voi. Come è uscita 5 giorni fa un tizio? Va a vedere sotto. No, quella è quella lì del... Mo te la... Infatti quella la spinniamo. Quella è quella là giornaliera offerta da CD Gay. È pubblica per tutti. Questa qui è privata, capito? Quella lì degli streamer. Io so che è uscita a pochissime persone. Comunque, vediamo chi ha vinto quest'euro di Kinguin. Scamba la mia PS5, ma per poco, Carmen Sita. Lo vince. Reni, hai vinto l'euro perché hai portato le personcine per farmi guadagnare la monetina e quindi te lo meriti tutto quest'euro. Bravo, Reni, bravo, applausi per te. GG. Dai, grande Reni. GG, Reni, GG, veramente. Tanto GG. Grazie mille, signori. Allora, con questo capello fluente e fatiscente che taglierò la settimana, ora chiamatelo in culo. No, Carmen Sita. Tutta questa aggressività all'una meno 20, io non lo so, ma perché? Tra l'altro ricordiamoci che tu hai vinto il 50 euro, il ghivettone di 50 euro. Ah sì, volevo farvi vedere. Dicevo. Questa qua era, praticamente... l'estensione, il programma ricompense. Ah, eccolo, chi è il Feffo? Il Feffo ha vinto, vediamo io che vinco, ragazzi. Tra l'altro c'ho 50 miliardi di punti. Probabilmente non vincerò un cazzo. Vediamo. 5.000 punti di merda, come immaginavo. Vabbè, come niente. Lei se le chiama un culo 5 anni al menù, esatto, capito? Bravo, Reni, bravo, così si risponde a una trollerina con altri troll. Voglio 25 euro tu, Reni? No, li ho vinti io quei 25 euro, signora Carmen Sita. Troppo tardi, non li avrei mai, esatto, perché li ho vinti io personalmente, con questa faccia e con questi denti, e questo calco dei denti, guarda qua.
Uguale, uguale, datato 26/6/2003. Le avrecchi li merita, esatto. E infatti li ho presi, meritati, molto. Ragazzi, infatti io con quello là, con quei 25 euro di Reni, sto vedendo cosa comprare. Tra l'altro, lo faccio vedere. Ci sta questo, che mi intriga molto, il Callisto Project. No, Protocol. Ci sta Stray, che è questo gioco strano, che ho visto a 23 euro. Del gatto, praticamente ci sta sto mondo, è un'avventura di sto gatto in giro per questo mondo non più popolato da umani, ma da robot, e devi capire che cosa è successo. Secondo me questo è interessante da giocare, secondo me lo possiamo... Voi che ne pensate? Non so che altri giochi ci stanno su interessanti da prendere, ci sta Tarkov pure, magari per giocarlo con Reni, pure potrei pensare di prendere. Non so che altro ci sta di decente. No, Farming Simulator. Stray è bello. Ma tu l'hai visto? No, perché deve uscire mo. O è già uscito? Mica mi ha regalato Martina a 25 euro di mago. Mi ha regalato qualcosa. Si è comprato Super Mario a 60 euro. Dacci che coi... Ha fatto bene, basta. Oh, Tarkovia. Allora, io sugli FPS online sono un po'... perché sono una merda, sono una pippa al sugo, capito? Quindi non lo so, mi potrei solo incazzare. Quindi sarei più propenso per... O Stray, che è uscito ora, mi pare, fammi vedere. 19 luglio, tra una settimana esce. Che tra l'altro è stato... a 39 centesimi nel 2018, pensa un po'. O The Callisto Protocol, oppure non sarebbe male. Fatti DL2 o RDR. Allora, RDR2 ce l'ho su PS. E Dying Light 2 in realtà devo dovrei finire il primo con Pigna, prima o poi, che pure so che è bello. Ci sono vari giochi, questo dicono che è figo. Quale? Dying Light 2? Deve uscire, ma ho visto il trailer. Esatto, Lord, perché Stray fondamentalmente è qualcosa di strano. Qualcosa di fresco, di nuovo, in mezzo alla marmaglia di giochi tutti uguali. Perciò mi sta intrigando molto. Callisto Protocol, sì, infatti lo so, l'ho visto. Potrei prenderlo, visto che esce a dicembre o novembre. E so che Stalker 2 lo hanno rimandato, purtroppo. Quindi io, tra l'altro, ho fatto la prenotazione della Ultimate. Comunque a un euro, a un euro sta a 20 euro su chi? Hai capito, Arreni? Ma infatti così, pure io ho fatto 25 euro su a botte di un euro e poi il 25 euro tuo. Infatti ma devo capire che cazzo comprare con questi 50 euro. Devo vedere. E niente, signori, abbiamo spinnato, abbiamo fatto questo. Noi vediamo da chi vogliamo andare a dar fastidio questa sera. Ci sta un po' di retro game del buon Okami. Oppure sì, dai, che sta portando un vecchio gioco, una vecchia gloria che mi gusta tanto. Vai da Danix. Sta portando Danix. Non ce l'ho Danix, non si va Danix. Quindi qual è il nick di Danix? Ma non online, non vedo nessun Danix. Ah, ok. Sta portando... Te lo stesso il passone. Insurgency, hai capito. FPS, i tuoi amici sono tutti FPS. Tutta gente FPS-ara. Allora, volete vedere FPS o retro game, ragazzi? Ora va su F11 2000. Ha ripreso oggi dopo una pausa di 10 giorni. Ah, ok. Allora facciamo così. Facciamo una pull. E mettiamo Raidino. Retro Gaming. O Popassa / F1. Formula 1. Vai, un minuto in via sondaggio.
Io voto Dani. Vabbè, immaginavo. Votate, signore. Nel frattempo, vi ricordo che noi ci rivedremo domani mattina. Senta, domani mattina già fatica. Ci vediamo domani sera alle 10. O alle 9 e mezza. Perché non mi alleno. Quindi probabilmente posso anche iniziare prima. Ma vediamo. E quindi vi ricordo ovviamente Telegram. Così vi aggiorno. Se lo faccio alle 10 o mi anticipo di mezz'ora e inizio alle 9 e mezza. Quindi entrate. Scam, no ride jam. Madonna mia, jam. Mi fai piangere così, mi fai piangere. Mannaggia. Ma tanto tu dovrai tornare, tu tornerai. Quindi... Ciao cuccio, ero il lurk, lo so, che eri il lurk, sei stanchissimo, immagino. Ha vinto FPS Formula 1, va bene. Ma sei ancora su Twitch? Ma infatti non lo so, Chaff, com'è possibile che Giamma sta qui? È la mia proiezione astrale, esatto. In realtà Giamma sta dormendo e sta mandando i messaggini. E fa i messaggini tramite la sua anima eterea. E infatti è strano, ho detto, ma vai a riposare dopo 767 ore. Chiudi gli occhiettini e svegliati direttamente fra 3 giorni. O probabilmente succederà questo. Comunque, Giammone è bello. A parte lo shoutoutone, te lo meriti tutto. C'è uno shoutoutone. E lo shoutoutone anche al buon Reni che ci ha detto di... Ci ha consigliato... A Danix che è ritornato a streamare. No, qui non funziona, Ciaffone. Ma è un termometro quello, non l'avevo visto. Esatto, sì, perché prima già ma c'avevo i 36, 32 gradi, 33 gradi in stanza prima di montare il condizionatore. Avevo questa qui che era, in realtà questa qui, che era la Inferno Cam. E ora è diventata la Pingu Cam e ce l'ho sopra a spocchio, ma zoomata poi qui. Che non riesco a fare così. Eccola qua. Questa è la Pingu Cam. Che ci fa vedere quanti pochi gradi ci sono. Grazie, ma figurati. Devo creare il canale, devo farlo pure io. Il ml. Buonasera, grazie per aver ascoltato il ride. Va bene, certo, la Pingu Cam, esatto. Eh sì, ma 24 gradi fa un po' freschetto. Signori, nella mia era glaciale che ho in questa stanza bellissima, grazie al condizionatore, io vi saluto. Mandate tanti bacini a Reni, tanti bacini a Giamma. Tanti bacini a voi stessi, ci sentiamo su Telegram. Buonanotte a tutti. Ciao belli!